La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del verbale della seduta di ieri. Verbale della seduta del 15 settembre 2021, numero 359. Presidenza del presidente Alberti Castellati e dei vicepresidenti Taverna, La Russa, Calderoli e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 9:37, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 14 settembre 2021. Il Presidente, dopo aver dato le comunicazioni specificate in allegato al retoconto, comunica le determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 14 settembre 2021 in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 24 settembre 2021. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Pesco, cui risponde il Presidente. Per avanzare una proposta di modifica al calendario dei lavori interviene il senatore Ciriani. Per dichiarazione di voto sulla proposta prendono la parola i senatori Rossomando, Errani, Bernini, Romeo, Maiorino, Faraone e Zaffini. Posta ai voti, la proposta di modifica è respinta. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato dal Presidente all'Assemblea. Sulla questione posta dal senatore Pesco interviene il senatore Ostellari, cui risponde il Presidente. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2382 di conversione in legge con modifiche del decreto legge 23 luglio 2021 numero 105. Il Presidente della prima Commissione, Parrini, riferisce che la Commissione non è in grado di terminare i propri lavori per l'esame del provvedimento. Il Presidente comunica quindi che il disegno di legge sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Comunica inoltre che è stata presentata una proposta di questione pregiudiziale. Il senatore Ciampolillo la illustra. La proposta di questione pregiudiziale è respinta con votazione nominale elettronica, secondo la richiesta avanzata all'inizio della seduta ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento. Aperta la discussione generale, prendono la parola i senatori Rampi, Crucioli, Binetti, Ripamonti, Mautone, Cangini, Giuseppe Pisani, Mallegni, Granato, Rizzotti, Cantù, Parente, Malan, Boldrini, Ruotolo, Romeo e Endrizzi. In sede di replica interviene il sottosegretario di Stato per la Salute, Sileri. Previo intervento sull'ordine dei lavori del senatore Paragone, il ministro per i rapporti con il Parlamento, D'Incà, comunica di porre a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge. Il Presidente prende atto della posizione sulla questione di fiducia, convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione del relativo dibattito e sospende la seduta. La seduta è sospesa dalle ore 13:04 e ripresa alle 13:34. Il Presidente comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in merito all'organizzazione della discussione della questione di fiducia e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle 13:35 e ripresa alle ore 16. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Paragone. In sede di discussione sulla questione di fiducia interviene il senatore Crucioli. Per dichiarazione di voto sulla questione di fiducia prendono la parola i senatori Steger, Grimani, Zaffini, Marcucci, Errani, Pagano, Candiani e Castellone, nonché in dissenso rispetto al proprio gruppo i senatori Paragone e Granato. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge di conversione sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Marco Pellegrini, Pavanelli e Perosino. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 16 settembre 2021 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18.33. Letto e approvato nella seduta del 16 settembre 2021. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La relatrice, senatrice Modena, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatrice. Presidente, Governo, colleghi, signore relatrici, oggi arriviamo a una definizione di un percorso che è stato sicuramente molto lungo e molto complesso. Vorrei semplicemente ricordare che è iniziato addirittura nel marzo del 2020. La Commissione ha fatto una serie notevole di audizioni. C'è stato anche un testo fatto da un primo, diciamo quando c'era un altro governo e quindi anche un altro ministro, il ministro Buonafede, su cui sono stati depositati una serie di emendamenti il 16 di giugno da parte del governo presieduto da Mario Draghi. Ora è una discussione, mi rendo conto, che ha delle caratteristiche molto tecniche, però vorrei rispondere, o meglio vorrei provare a rispondere a una prima domanda che i colleghi giustamente mi hanno fatto nelle giornate passate. Che tipo di obiettivo e che cosa si è ottenuto? E credo che questo sia importante ricordarlo a tutti noi. Nel discorso con cui il Presidente Draghi ha ottenuto la fiducia alle Camere, in circa 14 righe, stava per diventare Presidente, spiegò con chiarezza, con riferimento alla giustizia, che le azioni da svolgere dovevano essere quelle che si collocano nel contesto e in quelle che sono le aspettative europee. Draghi disse anche che la Commissione europea aveva comunque preso atto di miglioramenti da parte del Paese, ma ci esortava a migliorare l'efficienza del civile, le funzioni tributarie, l'arretrato, la gestione dei carichi di lavoro, riducendo le differenze da tribunale a tribunale. E in queste linee, nella sostanza, ci si è mossi. Ora noi abbiamo sempre pensato, o qualcuno ha voluto addirittura svilirlo, che noi dovevamo correre a fare queste benedette riforme del civile, del penale, eccetera, esclusivamente perché dovevano arrivare i soldi del recovery. E anche su questo io credo questa è l'occasione giusta che 3 o 4 valutazioni e spiegazioni vadano date. Noi dobbiamo tener conto di 3 punti con riferimento al recovery, alle schede che sono in possesso ad oggi del Parlamento. La prima questione sono gli obiettivi di carattere generale, cioè nel recovery si chiedono delle riforme ordinamentali, un potenziamento delle risorse, delle dotazioni e si chiede soprattutto la riduzione per quanto riguarda il processo civile del 65% in primo grado, del 55% in appello e del 90% entro il 2026, con una diminuzione complessiva del 40% della durata dei processi.
nelle schede che sappiamo hanno avuto un loro iter, cioè prima il Parlamento ha dato le indicazioni, poi abbiamo avuto ovviamente quello che è il recovery, è scritto chiaramente che vanno seguiti 4 filoni per raggiungere questi obiettivi: gli strumenti alternativi delle controversie, degli interventi selettivi sul processo, le esecuzioni e il diritto della famiglia. Con quali modalità? Concentrare la fase preparatoria, ridurre quella che è le decisioni che sono assunte in composizione collegiale da parte dei magistrati e definire in modo più preciso quella che è la fase decisoria. Non solo, nel recovery, nelle schede, leggiamo chiaramente che per far questo è anche importante implementare l'ufficio del processo, rafforzare le capacità. Da qui noi abbiamo 2 miliardi e 3. Tra l'altro io vorrei ricordare ai tanti che dicono sì, lo fanno per i soldi del recovery, che sono, se voi vedete le schede, anche le ultime del MEF, sono sovvenzioni, cioè non sono prestiti. Sono 2 miliardi e 3 del cosiddetto fondo perduto, quindi vanno trattati anche con una certa rispetto. Le infrastrutture digitali, queste sono a prestito, sono 140 milioni, e poi tutto il sistema delle strutture edilizie. Allora, la traduzione in termini, per esempio, di personale significa 1.600 giovani, 750 specialisti, 300 diplomati, 1.650 laureati. I bandi per la prima metà, sapete, sono già stati fatti e scadono a breve. 1.500 posizioni di coordinamenti esperti. Allora, il Parlamento, la Commissione, il Sottosegretario, il Ministro hanno lavorato tenendo conto di questo quadro generale. E questo è il quadro generale, in modo particolare, se mi posso permettere di dirlo, che io ho cercato umilmente, sbagliando sicuramente, ma con quelle che erano le mie possibilità, di tenere presente, perché questo era l'impegno preso nel momento in cui avevamo votato il Presidente e nel momento in cui, sulla base di questo, avevamo deciso di fare questo lavoro. Ora, che tipo di testo noi abbiamo? Io chiaramente parlerò, perché non possiamo, diciamo, no, analizzare tutto, finiremo tra 2 giorni, parlerò per titoli e per alcune questioni di carattere, diciamo così, fondamentale. Ora, il testo interviene quindi, non a caso, su quelle che sono le ADR, cioè la soluzione alternative delle controversie. E qui c'è un primo punto che è la parte, diciamo, forse più rilevante, perché la mediazione, per chi opera nei tribunali lo sa perfettamente, ha la caratteristica di non essere molto spesso utilizzata perché non ha dei vantaggi per le parti. Invece qui è strutturata in modo tale da dare dei vantaggi per le parti da un punto di vista di crediti d'imposta e di vantaggi anche con riferimento a quella che è l'imposta di registro. Io devo dire che la Commissione, anche grazie a delle riformulazioni di molti colleghi, consentitemi di citare il collega anche tra gli altri dal MAS, ha giustamente deciso ed individuato lo strumento del testo unico per dare un ordine a tutte le modalità con cui si va a fare una risoluzione alternativa delle controversie. Perché? Per la semplicissima ragione che non c'è solo la mediazione, la negoziazione, l'arbitrato. C'è, per esempio, per le bollette un sistema che funziona benissimo all'Agiconsum, c'è l'arbitrato bancario, ci sono tantissimi strumenti e quindi è bene che diventi una sorta di un codice. Sono stati fatti degli interventi anche qui, grazie anche agli emendamenti poi riformulati e rivisti sempre dei colleghi, consentitemi di citarli, ma ci sono stati emendamenti ovviamente da parte di tutti i commissari, condivisi da tutti i commissari, Caliendo e Dalmas, per la trasparenza nella nomina e nella scelta di quelli che sono gli arbitri. Poi
si è arrivati a quelle che sono, diciamo, le modifiche del processo. Quindi, andando, ripeto, a titoli, soluzioni alternative da un punto di vista negoziale, arbitrato in modo particolare, le modifiche al processo, quindi primo grado, appello, Cassazione, rito lavoro. Si è intervenuti poi sui consulenti tecnici, che è una norma molto importante e, permettetemi, innovativa, le esecuzioni, l'ufficio del processo, il Tribunale della Famiglia, tutta la partita del cosiddetto telematico. Perché ho voluto dare dei titoli? Ho voluto dare dei titoli perché nel corso della discussione che c'è stata in questi mesi, molto spesso il dibattito si concentrava su alcuni aspetti, le preclusioni, oppure che vi devo dire, i giudici di pace. Io quello che vorrei dire, invitare a vedere il provvedimento nel suo complesso, perché è un provvedimento che ha delle logiche che seguono gli obiettivi che, tra l'altro, ricordavo prima e che hanno a che fare con il recovery. Quindi, ripeto, soluzioni alternative, modifiche che però sono settoriali e specifiche del processo, le esecuzioni, l'ufficio del processo, il Tribunale della Famiglia, ma soprattutto, non se ne è parlato mai, ma è importantissima la parte che riguarda il telematico, perché da quello c'è sicuramente una svolta notevole, e la parte che attiene le notifiche, come vengono fatte le notifiche. La Commissione ha cercato, ovviamente, perché il testo, ho letto questa mattina il parere che ha dato il CSM, ha dato il parere sul vecchio testo, come sapete, cioè quello emendato dal Governo, non quello poi emendato dalla Commissione, ripercorre un po' alcune criticità che ci sono state. Ho ancora un pochino, poi chiudo. Sarò sintetica però, Presidente. Mi perdoni, io la richiamavo sui 10 minuti che mi erano indicati, non c'è nessun problema, se ha bisogno di più io suonavo solamente perché sono terminati i suoi 10 minuti. Non esco, non mi estendo troppo, va bene. Prego. Però alcune questioni volevo dirle. Ora, ci sono alcune, anche qua, andando sulla base di concetti sostanziali, alcune questioni che sono state sottolineate, cioè con questa riforma, lo dico perché l'avvocatura è stata estremamente critica, si sono superati però, a mio avviso, due preconcetti. Allora, il primo preconcetto è che la colpa della lunghezza dei processi è che ci sono troppi avvocati. Dalla Commissione Luiso è uscita con chiarezza un'indicazione, cioè che il motivo sono, e il collo di bottiglia è quello della decisione, cioè non ci sono abbastanza giudici per riuscire a decidere. La fase della decisione diventa il collo di bottiglia, questo è quello testualmente scritto dai testi della Commissione, che deve essere superato. La seconda questione è che questa riforma, a differenza di molte altre, quasi tutte, della giustizia, non è una riforma a costo zero e i soldi non vengono dal recovery, come qualcuno magari potrebbe pensare. Servono per arrivare agli obiettivi, ma su questa riforma il Ministero ha messo le risorse. Tant'è che, secondo me, uno dei motivi per cui i meccanismi magari della bilancio sono poco chiari ai membri della Commissione Giustizia è perché noi facciamo sempre riforme a costo zero, quindi di bilancio non ci occupiamo mai. In realtà, in questo caso, i soldi ce ne sono, e ce ne sono anche, diciamo, parecchi, tra la mediazione e i fondi per il Tribunale della Famiglia e il resto. Allora, la domanda è, quindi, noi siamo riusciti con questo tipo di lavoro a rispondere a quelle che erano le esigenze del Paese da una parte e soprattutto degli impegni assunti in termini di non solo recovery astratto, ma di nostro impegno nei confronti del Governo?
La mia risposta e la risposta che abbiamo cercato di dare, pur fra mille questioni, sicuramente difficoltà e problemi, è sì. È sì nel senso che ha cercato di riadattare questi obiettivi a quella che è la realtà dei tribunali italiani, con una particolarità con la quale concludo, e cioè che nel momento in cui noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro, ovviamente abbiamo anche avuto la possibilità di recuperare, questo è un grande insegnamento che vorrei consegnare all'Aula alla fine di questo intervento, poi semmai mi riservo in sede di repliche di riprendere alcuni concetti. Noi in questo testo abbiamo una normativa di delega non solo che riguarda il Tribunale della Famiglia, che è importante, ma soprattutto che recupera tutto quello che di positivo c'è stato durante il periodo della pandemia. Con la pandemia nel civile si sono sperimentate una serie di forme nuove, diverse. Le udienze a trattazione scritta, alcune udienze da remoto, i giuramenti del CTU senza farlo più venire in udienza, perdendo quindi tempo. Questo patrimonio, che è un patrimonio su cui c'è stato un giudizio positivo unanime, viene recuperato. E anche questo è un insegnamento, a nostro avviso, rilevante e importante. Io vorrei ringraziare moltissimo il Presidente della Commissione, il Governo, la Sottosegretaria Macina, i miei colleghi, lo sforzo che ha fatto il nostro Capogruppo Caliendo per individuare un punto di caduta nella parte più contestata, quella delle decadenze, e le colleghe relatrici, e dire con franchezza che per quanto tutto è sempre perfettibile, io ringrazio perché questo lavoro per me è stato un onore che spero di aver assolto in modo degno di quello che merita. Vi ringrazio. La relatrice, senatrice Unterberger, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà, prego, senatrice. Grazie, Presidente. La parte più discussa e che ha più appassionato la Commissione è sicuramente stata la parte sulla riforma del processo di famiglia. Ed è anche la parte che io ritengo riuscita meglio, con l'introduzione di novità molto importanti per una maggiore tutela di tutte le parti del processo. Finalmente si unificano le procedure per i figli nati dentro e fuori il matrimonio, recependo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione, che fino a questo momento non ha trovato piena attuazione a causa delle procedure molto più veloci e molto più protettive per i figli nati in costanza di matrimonio. Una grande conquista è la nascita del Tribunale della Famiglia, dove finalmente giudici specializzati si occuperanno di tutta la materia, ponendo fine all'esistenza di due binari paralleli con un complicato sistema di attribuzione delle competenze. Significativo è che la proposta sia giunta da tutti i gruppi parlamentari e che l'emendamento sia stato approvato all'unanimità. Sono state poi previste importanti misure per le donne vittime di violenza, che vanno dall'abbreviazione dei termini processuali al rafforzamento delle misure di protezione ex articolo 342 Codice Civile, fino al divieto di imporre la mediazione a chi allega episodi di violenza. Nuovo nel nostro ordinamento è la disposizione che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti. In particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza per accertare che le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. Ci tengo a sottolineare con forza questa disposizione in una giurisprudenza che per troppo tempo è stata orientata dalla malsana idea del meglio un padre violento che nessun padre. Merito va dato al tenace impegno della Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, la collega Valente.
E c'è un'altra norma che rappresenta una rivoluzione copernicana rispetto all'orientamento prevalente della famiglia come isola che il mare del diritto deve solo lambire. D'ora in avanti, per risolvere una diatriba davanti a un giudice in costanza di matrimonio, non servirà più la richiesta di entrambi i coniugi, ma basterà quella di una parte sola. In particolare, un coniuge potrà chiedere al giudice che gli venga riconosciuta una quota del reddito del congiunto se per occuparsi della famiglia ha rinunciato al lavoro. Questa disposizione guarda tutte quelle casalinghe in totale dipendenza economica dal coniuge e senza possibilità alcuna di reclamare una parte dei suoi introiti se non nell'ambito di una separazione. Ma anche per i padri separati, su cui molto si è speso il collega Pilon, sono previste importanti novità. Per quelli che lamentano forme di preclusione nel rapporto coi figli, è previsto un tempestivo intervento del giudice che, una volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione. Prima di concludere, Presidente, vorrei ringraziare tutti i componenti della Commissione, il Presidente, le colleghe relatrici per le discussioni talvolta intense, ma quasi sempre costruttive. E ringrazio naturalmente i funzionari per l'impegno e la grande professionalità con cui hanno supportato i nostri lavori. La relatrice, senatrice Rossomando, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, alcune considerazioni che sono facilitate dagli interventi delle colleghe correlatrici per appunto rendere partecipe l'Aula di questo lavoro che è stato davvero molto intenso per la complessità della materia e anche, diciamolo, insomma, sentiamo e trasferiamo un po' a tutti la grande responsabilità di portare a termine interventi di riforma sulla giustizia civile, che non sempre è così al centro delle cronache, ma in realtà è un punto nevralgico del rapporto tra cittadino e Stato, e lo è ancora di più all'uscita da questa tremenda pandemia che sicuramente cambierà anche il modo di fare impresa, i rapporti economici, e quindi c'è davvero bisogno da un lato di un sistema che funzioni per sostenere la ripresa, per la certezza del diritto nei rapporti economici e anche in tutti quei diritti soggettivi che noi lo dimentichiamo spesso, ma c'è una tutela dei diritti della persona che fortunatamente sta maggioritariamente nel processo civile e non nel processo penale che giunge quando, diciamo, la situazione è ormai drammatizzata. Ecco che quindi è molto importante intervenire, sentiamo questa grande responsabilità anche perché naturalmente questo si inserisce in un, come dire, rapporto di fiducia con i partner europei per l'ottenimento dei fondi sui quali riponiamo molte speranze, sui quali riponiamo tanti progetti in cui c'è uno sforzo di elaborazione innovativa. E allora veniamo al dunque. Noi dobbiamo premettere che il grande lavoro, io credo forse maggioritario, sarà in una innovazione organizzativa degli uffici, in un grande impiego di risorse e in una modernizzazione del sistema giustizia, che in gran parte non può essere riposto, diciamolo perché, per chiarezza, nelle riforme della procedura civile. E questo ha guidato l'intervento sia del Governo e anche della Commissione. Quindi queste norme vanno poi viste in questo processo di riorganizzazione. Sono tre assi fondamentali. Quindi il primo, un intervento mirato che, come è stato esposto dalla collega Modena, su questa prima udienza del civile, che è uno snodo appunto dello svolgimento del futuro
del processo che ha subito nel lavoro della Commissione importanti cambiamenti, innovazioni, tenendo salva l'impostazione di rendere questa prima udienza un'udienza effettiva, utile e importante, nella quale il giudice sia messo effettivamente nelle condizioni di determinare un celere sviluppo del procedimento, che abbia a disposizione tutte le conoscenze e quindi che sia anche responsabile del sviluppo del procedimento. Naturalmente noi avremmo voluto anche una scansione temporale più precisa e più netta. Oggi abbiamo il calendario del processo, ma comunque con questo calendario del processo si introduce un principio su cui io penso noi poi avremo modo di lavorare anche in altri provvedimenti. E però dobbiamo appunto dire che non ci sono più le preclusioni, non ci sono più le sanzioni, non c'è più la penalizzazione della non presenza, ovvero tecnicamente la contumacia, che in processi di questo tipo rischiava di penalizzare, diciamo così, parti più inesperte, perché parliamo di un processo con un livello di tecnicismo molto alto. E vorrei dire che mi sento, insieme anche diciamo al gruppo a cui sono iscritta, particolarmente sensibile a un sistema che non sia discriminatorio per le parti più deboli, che possono essere più deboli perché economicamente più deboli, ma non solo perché economicamente più deboli. Cioè, chiunque può trovarsi in una situazione, diciamo così, di debolezza, e il processo civile rischia, se non attenzionato, di avvantaggiare chi è economicamente più forte. Ma mi verrebbe da dire, oggi all'uscita della pandemia, forse c'è da chiedersi chi è più economicamente più forte all'uscita della pandemia. Quindi noi su questo principio di renderla utile siamo molto intervenuti, l'abbiamo mantenuto ovviamente insieme alla Commissione, ma abbiamo anche raccolto le critiche, le criticità e le perplessità, ovviamente dando delle soluzioni che devono stare nello spirito però della riforma, è ovvio. Secondo pilastro, le soluzioni alternative, le cosiddette ADR. Ecco, anche qui io credo che ci sia un'importante direzione, che è quella non punitiva, non diciamo anche qui premiale per chi già è forte, ma di incentivazione. Quindi sulla mediazione, per esempio, che diciamo è quella su cui il governo sicuramente ha scelto di investire di più, ci sono gli incentivi fiscali, e quindi incoraggiare queste scelte dando la possibilità di accedervi. Ci siamo battuti nella Commissione, abbiamo anche lavorato perché anche nelle altre due parti, negoziazione assistita con un incremento diciamo degli incentivi per gli operatori di giustizia, sull'arbitrato progettando anche per il futuro, ci sono disegni di legge, tra l'altro anche vedo qui collega Caliendo che anche su questo argomento sicuramente ha dato importanti contributi, ma comunque per renderla meno costosa. L'arbitrato si deve ricorrere all'arbitrato non perché, come dire, si appartiene a un circuito diciamo così privilegiato ed elitario, ma perché si sceglie questo strumento con anche abbattimento di costi. Per ora siamo riusciti sicuramente a disciplinarlo meglio, stabilendo le incompatibilità, garanzie di imparzialità e con una disciplina più dettagliata. Secondo pilastro importantissimo, l'ufficio del processo. Ora, l'ufficio del processo veramente è una grande innovazione, una misura strutturale, non è semplicemente una squadra di supporto, detto così, al giudice. È proprio anche qui una rivoluzione nell'organizzazione, cioè la giurisdizione è intesa come un pool che supporta il giudice con competenze, anche qui di nuovo innovative, non solo giuridiche. Soprattutto se parliamo di processo civile, sicuramente sarà molto importante avere supporti di esperti in economia, in scienze sociali, in organizzazione, che entra nella squadra del giudice intesa anche come sezione e come collegio. Noi sappiamo che abbiamo un intervento immediato, straordinario, già varato dal Consiglio dei Ministri con 16.500 unità,
di cui 8.100 già ora c'è un bando indetto, ma sono misure strutturali che appunto devono cambiare nel senso proprio di un'organizzazione diversa, di un diverso anche modo di arrivare a un provvedimento. Infine, e poi un altrettanto nel processo di esecuzione, anche questo è veramente un lavoro della Commissione, si è lavorato molto sulle aste giudiziarie, sia diciamo così a tutela anche qui di soggetti più deboli, più esposti, ma soprattutto a tutela della legalità con l'introduzione della banca dati digitale. E qui faccio una sottolineatura, c'è un altro protagonista importante, cioè la tecnologia, la digitalizzazione, che è una linea portante del PNRR, è fondamentale nel servizio giustizia, ma è fondamentale non semplicemente come diciamo strumento più moderno, è fondamentale anche qui in un modo diverso di organizzarsi, e qui ancora molta strada è da fare. Ma siccome le risorse maggiori da un lato e come dire l'accesso alle medesime risorse sta su questo nodo della digitalizzazione, ecco perché questo intervento ha senso che ci sia. E ha senso in che cosa? Guardate, questo vale per la questione degli appalti e quant'altro. Noi oggi gli strumenti diciamo moderni, avanzati del presente e del futuro possono aiutare a un migliore controllo di legalità, che deve cessare di essere visto più o meno dichiaratamente come un ostacolo, un imbrigliamento. C'è una strada per avere un buon controllo di legalità senza, come dire, burocratizzarsi in maniera, come dire, di rimpendo di inciampi. E questo, come dire, ovviamente avviene se si ha la testa e l'attenzione a questo. Ed infine, la questione su cui è intervenuta, diciamo, puntualmente e, diciamo, con stile teutonico la collega Utterberger, ma sinteticamente ma molto incisivamente, la questione del Tribunale di Famiglia. Anche qui due questioni. La prima, grande innovazione, e non a caso, come dire, essendo un argomento già molto discusso negli anni scorsi, ha comunque riscosso una generale condivisione, sicuramente nella Commissione unanime, coinvolgendo anche l'opposizione, ovviamente, che ringrazio su questo punto che c'è stata sin dall'inizio, ma anche fuori da queste aule. Cioè, e finalmente viene istituito il Tribunale della Famiglia. Il Tribunale della Famiglia, che assume in sé anche il Tribunale dei Minori, non è semplicemente, come dire, non è una semplificazione, è qualcosa di molto di più. E mettere in un comparto che a questo punto non soltanto è specializzato, ma ha una sua completezza, una materia che è necessariamente interdisciplinare, che ha bisogno di molte competenze e che deve cessare di vedere la divisione tra Tribunale Ordinario Civile e Tribunale dei Minori. Qui c'erano ovviamente delle discriminazioni per i figli nati nel matrimonio e quelli fuori dal matrimonio, che doveva assolutamente essere cancellata, ma non solo. C'è ancora una sovrapposizione di provvedimenti, rischio duplicazione, ma spesso, e qui mi collego agli argomenti che adesso tratterò molto brevemente, spesso una minore incisività per moltiplicazione di interventi. E allora vengo all'ultima questione, che diciamo è stata molto sfidante per la Commissione, perché naturalmente sul tema di come si affronta la tutela, perché il diritto di famiglia deve essere fondamentalmente una tutela, perché quando si entra in questo tipo di rapporti, lo Stato che entra in questo tipo di rapporti è questione, diciamo così, delicata. Sicuramente lo Stato deve entrare in punto di piedi per quanto riguarda le relazioni personali, ma altrettanto sicuramente c'è un tema di tutela adeguato anche al cambiamento della società, perché è anche questo ovviamente il tema dei temi. Allora, la prima questione che io penso molto importante, che è veramente frutto del lavoro della Commissione, non solo della Commissione Giustizia, ma in un collegamento molto stretto anche con la Commissione Femminicidio, è quello che la violenza familiare
come dire, entra nell'attenzione del diritto di famiglia, nel processo che riguarda le azioni di famiglia. E sottolineo nell'attenzione, non che entra nel processo. Cioè, e laddove ormai noi sappiamo, ahimè, questi ultimi giorni ci è stato ricordato tragicamente, che proprio in quei momenti che, come dire, si sviluppano, esplodono tensioni e violenze, allora noi non possiamo delegare direttamente al processo penale la protezione e la tutela, perché la protezione e la tutela non può essere solo e tutto processo penale. C'è un momento delicato di rilevamento, attenzione ed intervento. E noi questo abbiamo fatto come Commissione, naturalmente discutendo molto e quindi mettendo esplicitamente che e dando al giudice tutti gli strumenti per essere attento, per prendere immediatamente provvedimenti e per organizzare una serie di provvedimenti. E questo appunto è contenuto in specifici articoli della delega. Soprattutto abbiamo esplicitamente collegato più volte le discipline che ne scaturirà alla Convenzione di Istanbul, che è molto chiara su questo punto, e quindi abbiamo stabilito, come dice la Convenzione di Istanbul, che non si possono fare tentativi di conciliazione o di mediazione in tutti i casi in cui c'è violenza, che bisogna fermarsi, che bisogna coordinarsi con tutti gli operatori di giustizia, che bisogna, se vogliamo davvero mettere al centro il minore, perché quello che ci guida, ci deve sempre guidare, non è la tensione tra i diritti di un genitore o dell'altro genitore, ma il minore al centro. Allora, se si vuole essere conseguenziali del minore al centro, per esempio, abbiamo stabilito che in tutti i casi in cui il minore rifiuta di vedere uno o entrambi i genitori, in cui ci sono casi appunto di violenza, il minore deve essere ascoltato direttamente dal giudice. Quindi noi, anche in questo caso, mettiamo la giurisdizione al centro. E attenzione, mettere la giurisdizione al centro è la scelta dentro la cultura delle garanzie, di cui noi parliamo molto spesso, ma a volte dimentichiamo che cosa vuol dire. Agitiamo questo termine senza dargli dei complementi oggetto. Che cos'è la cultura delle garanzie? La cultura delle garanzie è mettere la giurisdizione, il momento dell'esercizio della giurisdizione al centro. Ed ecco che qui, che è una fase molto delicata, dove intervengono giustamente molti consulenti, molti ausiliari, molte eccetera, va visto qual è l'intervento di questi ausiliari. Deve essere effettivamente un intervento di ausiliari e di ausilio e non di delega di altre funzioni, proprio perché il giudice ha dei doveri, ha un certo tipo di formazione. La formazione è molto centrale, specifica sulla violenza, sulle relazioni familiari dentro questo provvedimento e infine, anzi non ancora infine, scriviamo che laddove si fanno un certo tipo di valutazioni, noi escludiamo esplicitamente tutte quelle teorie che non hanno un riconoscimento nei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Parallelamente valorizziamo questo ausilio, iscrivendolo però in una guida, in garanzie. Quindi la scelta, anche per chi, ovviamente non nascondiamo, ci siamo confrontati anche su impostazioni molto diverse, ma credo che la scelta giusta che dà premio a ciascuna impostazione è mettere dei criteri il più oggettivi possibili nell'esercizio di queste funzioni e quindi togliere tutte quelle ambiguità dietro alle quali appunto le garanzie impallidiscono. Ci siamo ovviamente occupati anche di un tema a questo collegato, che è quello dell'esecuzione dei provvedimenti che riguardano i minori nei rapporti con i genitori, introducendo tutele molto strette e stringenti e in particolar modo escludendo una serie di questioni quando c'è una violenza, dando anche la possibilità appunto al giudice di fare una serie di accertamenti.
Come già detto la collega Unterberger, allo stesso tempo ovviamente riconoscendo il tema e il problema di dare anche tutela alle decisioni del giudice sulla questione delle visite, dei rapporti dei figli con entrambi i genitori. Abbiamo valorizzato non il conflitto, ma il fatto che il conflitto può non esserci se c'è una disciplina che garantisce. E quindi il fatto che una serie di provvedimenti o scelte possano essere prese solo, e questa è una novità, se c'è una concorde richiesta delle parti, è una scelta di non dover esasperare un conflitto per decidere chi soccombe e chi vince, ma di tutelare le parti perché il conflitto non venga esasperato con tutti i sostegni e con tutte le garanzie. Così come anche nel ruolo dei servizi sociali, concludo, abbiamo preteso che siano distinti i fatti accertati dalle valutazioni. Allora, io mi sono e concludo, Presidente e colleghi, grazie per l'attenzione e la pazienza. Come avrete visto, in questo caso mi sono un po' dilungata in esempi concreti, perché io penso che appunto quando discutiamo di tutele e di garanzie, poi bisogna avere la pazienza, l'onestà intellettuale e anche, come dire, la resistenza di entrare in un merito scevro ovviamente da pregiudizi, ma in un merito insomma in cui si è disposti a guardare fino in fondo le questioni e le realtà, e noi sappiamo che ce n'è molto bisogno e sappiamo che c'è bisogno di un intervento dello Stato su questo argomento prudente ma molto 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 attento. Non vogliamo mai più sentire che c'è stata disattenzione, sottovalutazione. A noi sta a dare gli strumenti e anche l'indirizzo, perché il giudice applica la legge, ma nelle leggi c'è una scelta di campo, c'è un indirizzo. Non è vero che le leggi sono neutre, perché dando delle priorità fanno ovviamente delle scelte. Quindi io ringrazio anch'io i colleghi, ringrazio sicuramente quelli della Commissione, le colleghe correlatrici, il Governo che nella persona della sottosegretaria Macina è stata sempre presente, e penso che siamo appunto davvero in dirittura d'arrivo per un intervento davvero importante. Grazie senatrice Rossomando. Dichiaro aperta la discussione generale. Iscritto a parlare il senatore Emanuele Pellegrini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anche se magari l'argomento che trattiamo oggi non è, come dire, da prime pagine dei quotidiani, devo essere sincero che tremano un po' i polsi, perché per chi opera giornalmente nelle aule di tribunale, che siano avvocati, magistrati, operatori giuridici di vario tipo, andare ad approntare la riforma del processo civile, ripeto, fa un po' tremare i polsi. Perché? Perché la riforma, questo tipo di riforma, andrà ad incidere in maniera importante sulla vita quotidiana di tutti noi, di tutti i cittadini che hanno necessità e diritto di adire le vie di giustizia e quindi di rivolgersi a un magistrato o un qualsiasi altro organo giudiziario per vedere accertati i propri diritti. Quindi noi oggi andiamo ad operare, come dire, qualcosa di veramente importante per il vivere quotidiano di ogni cittadino, di ogni persona che vive sul nostro territorio. La storia di questo provvedimento lo conosciamo bene, è un provvedimento articolato, complicato, abbastanza dilungato nel tempo, che parte dalla famosa legge delega Bonafede, che conteneva alcuni elementi che io oserei dire addirittura incomprensibili per molte categorie del settore, e parlo in particolare delle camere civili, parlo degli stessi magistrati, parlo di tutti coloro che operano appunto nel mondo della giustizia. Fortunatamente il cambio della compagine di governo ha portato il ministro Cartabia e
ovviamente non posso dimenticare il sottosegretario Macina che, come è già stato detto da tutti quanti le relatrici, è stata presente minuto per minuto nella discussione. E l'avvento appunto del ministro Cartabia ha portato a una rimodulazione pesante di quello che era il testo legge delega inizialmente depositato. Aggiungo io fortunatamente, perché siamo andati a eliminare dei problemi che, se posti in essere concretamente, avrebbero creato veramente delle disfunzioni sull'apparato giudiziario. Quindi da questo punto di vista non posso che ringraziare il ministro, che grazie alla sua presenza sicuramente ha portato un cambio di rotta importantissimo. E quindi, detto ciò, posto e considerato che grazie a questa sua preparazione, all'impostazione che è stata fatta anche in funzione di quello che è il PNRR, cioè gli obiettivi che il PNRR ci ha posto in essere, ma dico io, come già stato detto, non è solo quello l'obiettivo, perché noi queste cose le avremmo probabilmente già dovute fare anni e anni fa, ma siamo arrivati a questo punto e quindi ci siamo messi a lavorare tutti insieme. Questo devo darne atto, che la Commissione, al di là delle distanze più o meno ideologiche, si è lavorato tutti assieme per cercare di raggiungere un obiettivo, che era quello di rendere concrete delle norme realmente fruibili per tutti gli operatori giudiziari, ma in fin dei conti per tutti i cittadini. Come detto, appunto, si è rifondato di fatto il provvedimento. Si è cercato di dare ascolto a tutte le categorie, in particolare a quelle degli avvocati, con le Camere Civili in particolare, che hanno lanciato più e più volte degli appelli all'ascolto, perché sono alla fine gli avvocati civilisti che sono quelli che poi dopo calcano il suolo delle aule giudiziarie, che poi dopo hanno a che fare con i propri clienti, con i cittadini che hanno dei diritti che devono essere salvaguardati. E quindi sicuramente si è cercato di dare ascolto a tutto ciò che viene, tutte i lamenti, tutte le richieste, tutte le osservazioni che arrivano dall'agora giuridica. E nel concreto, nello specifico, bisognerebbe spendere delle ore probabilmente per parlare di questo provvedimento e delle norme in esso contenute. Si dovrebbero spendere delle ore, non soltanto per le ore e ore che abbiamo speso in commissione. Ovviamente non possiamo che lanciare solo alcune istantanee, perché ovviamente i tempi che abbiamo per l'aula non sono consoni, non sono allineati con quella che è la lunghezza e la complessità di questo provvedimento. E quindi lanciamo giusto due istantanee, come peraltro è stato fatto anche dalle relatrici, che comunque sia ringrazio. A me interessa in particolare parlare di due punti in particolare. Il primo è sulla mediazione, perché giustamente le relatrici hanno detto che punti importanti sono gli ADR, cioè gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare la mediazione. Noi come gruppo, e io in particolare, abbiamo depositato molti emendamenti sul tema, perché crediamo fortemente che la mediazione sia uno degli strumenti fondamentali per evitare che si arrivi poi davanti al giudice, a di fatto occupare l'organo giudiziario, magari per delle cose che possono tranquillamente essere gestite e trattate in ambito privatistico, quindi lasciare nell'ambito delle parti la gestione stessa del contenzioso, tramite, ovviamente, come è ovvio, tramite l'aiuto di un mediatore. E quindi abbiamo cercato, attraverso gli emendamenti, attraverso la discussione, abbiamo cercato di portare dei suggerimenti, cercare di ampliare l'applicazione della mediazione, proprio perché crediamo fortemente che il principio di libertà che sta alla base dell'istituto della mediazione, quindi la libertà di autodeterminarsi, di autogestire anche addirittura il contenzioso ed entrare in quella che è una logica che negli ambienti anglosassoni è, come dire, decenni, da sempre c'è, cioè l'ottica del win-win, cioè quando c'è un contenzioso, quando c'è una discussione, entrambe le parti devono uscire vincenti. Non bisogna partire dal presupposto che è tipicamente italiano che quando c'è un processo c'è una parte che vince e una parte che perde. All'interno del mondo del diritto civile, del diritto commerciale, ma non solo, dobbiamo entrare culturalmente, e questo lo dobbiamo fare anche, il Ministero deve farlo anche
attraverso un'opera di convincimento di tutte le categorie professionali. Culturalmente dobbiamo tornare a parlare con i cittadini dicendo: non è detto che andare in tribunale tu possa avere una decisione vittoriosa. Non è detto che anche se vinci una causa poi avrai davvero ragione, perché purtroppo è quello. L'ottica della mediazione invece è un'ottica diversa, è un'ottica su cui noi crediamo fortemente e chiediamo davvero che nei provvedimenti che poi dopo il governo dovrà adottare successivamente si vada ad incidere particolarmente sulla base di quelle che sono le indicazioni che abbiamo ottenuto tramite appunto la fase emendativa e la fase di discussione. E poi arriviamo al punto nevralgico, quello che sostanzialmente ci ha occupato più tempo, il processo civile ordinario. Quello che io durante una commissione ho avuto modo di intervenire proprio su questo punto, rivolgendomi al governo, in particolare al sottosegretario Magina, sollevando alcune, non dubbi, alcune osservazioni, credendo davvero che questa norma non è sicuramente la migliore. Lo dico tranquillamente, secondo me non è la migliore. Ma io parto dal presupposto di una frase che il ministro Cartabia aveva rilasciato in una riunione che era stata fatta. Il processo civile, che è un momento centrale della vita sociale ed economica di questo paese, oggi è un malato grave. E come tale, la malattia grave si cura con una cura, con una terapia importante. E probabilmente questo, quel testo che è venuto fuori, che è oggi in approvazione, è la cura tosta, quella cura importante che probabilmente serve. Io, come ho già detto, mi auguro che nel proseguo non si debba ritornare su riformulazioni, rimodulazioni di norme che magari nel concreto non riescono ad ottenere un'efficacia reale, ma comunque ci credo, nel senso che ci lavoriamo assieme. Cioè il lavoro che stiamo cercando di fare, che abbiamo cercato di fare in commissione, è quello che cercheremo di fare ancora più avanti, è quello comunque sia di, vado a terminare, è di far sì che questo dialogo che abbiamo iniziato in questo momento di discussione di commissione, prosegua anche successivamente. E quindi noi chiediamo davvero che questo lavoro che prosegue, sul processo in particolare, però tenga presente uno di quei principi che era stato detto, e richiamo qui ancora l'Unione delle Camere Civili. Cioè noi non dobbiamo barattare il diritto con la celerità e l'economicità, perché ce lo chiede l'Europa. Noi dobbiamo ribadire un principio, che i diritti che noi dobbiamo salvaguardare con queste riforme sono baluardo che dobbiamo tutelare anche in questa sede. Quindi sulla base di questo, io ovviamente ci sarebbero mille altre cose, ricordare, come è già stato detto, il Tribunale della Famiglia, la parte sull'esecuzione, è un provvedimento complesso. Io mi limito semplicemente a ringraziare ancora ovviamente tutti i membri della Commissione, le relatrici, il Presidente Ostellari, perché comunque sia, grazie anche a lui siamo riusciti a dare una direzione, e io ringrazio davvero tutti coloro che ci hanno aiutato nella fase emendativa, che è stata una fase molto complessa, molto articolata, che ci hanno dato una mano per cercare di dare un elemento in più di discussione, un elemento di confronto, che magari non è stato accolto, però almeno se ne è discusso. Magari poi dopo ci sono anche degli ordini del giorno che sono stati approvati e che secondo me contribuiranno a dare una svolta a quello che è la giustizia civile. Ovviamente però dobbiamo farlo, continuare a farlo, questo è solo il punto di partenza. Per quanto ci riguarda come gruppo, noi siamo qui, monitoriamo, controlliamo e ovviamente quando c'è da rimbuccarsi le maniche lo facciamo. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Pagano, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie anche per avermi concesso, colleghi, grazie anche per avermi concesso di posporre il mio intervento per partecipare alla conferenza stampa del collega Massimo Ferro su una questione molto importante che riguarda i tumori testa-collo. E ci tenevo ad essere presente, quindi grazie. Parliamo adesso della riforma del processo civile. Intanto, come mia consuetudine, un ringraziamento che va rivolto naturalmente a chi ci ha messo la faccia, l'impegno, il sudore, il cervello, il cuore
chi ha lavorato tanto in questi mesi, e partiamo da lungo tempo, perché tutto inizia nel gennaio del 2020 e poi prosegue con un'accelerazione imposta in modo forte dal ministro Cartabia attraverso la composizione della commissione Luiso, commissione istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, che è inutile dire, certamente ha contribuito fortemente a dare un impulso chiaro, forte, evidente, a ottenere nel più breve tempo possibile un risultato. Quel lavoro si inseriva in una prima proposta iniziale del governo passato, ma anche del disegno di legge del mio collega Giacomo Caliendo, che è qui seduto al mio fianco, di cui mi onoro di essere amico e collega, che aveva introdotto insieme ad altri firmatari della sua proposta la questione. Certo che oggi e da allora sono passati alcuni mesi, abbiamo approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e questa riforma certamente risponde ad una delle domande, delle questioni che erano state più volte sollecitate dal Consiglio d'Europa all'Italia e che con la realizzazione, la messa in opera, l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è divenuto non urgente, necessario adottare nel più breve tempo possibile. Quindi la politica, in questo caso i componenti della Commissione Giustizia, un grazie particolare alle tre relatrici, perdonatemi, mi perdonino le altre signore, ma rivolgo un affettuoso ringraziamento alla mia amica e collega Fiammetta Modena per il cuore, la volontà e il lavoro che ci si è messo. Diciamocelo francamente, eravamo indietro. Parlo da avvocato civilista pentito, e pentito per una ragione semplice, perché quando mi laureai mio padre era un penalista, quindi sono figlio d'arte, e mio padre disse: figlio, fai quello che desideri fare. Io ritenni che non ero idoneo per fare l'avvocato penalista e scelsi il civile. Sbagliai, dovevo scegliere l'amministrativo. Lo dico adesso perché dovevo fare l'amministrativista, ma non solo perché mi piaceva tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, perché le procedure legate al diritto amministrativo, quindi tutto ciò che comporta la giustizia amministrativa, funziona perché quei sistemi funziona, e devo ammettere che persino nel periodo di pandemia ha funzionato bene, meglio della giustizia civile e di quella penale. Ma lo dico perché sono pentito, fra virgolette, di aver scelto di fare, a parte che non paga nessuno, vabbè, questo è un altro problema del civile, ma il punto è un altro. Il punto è che purtroppo la lentezza incredibile del nostro processo civile di fatto nega la giustizia, non dà la possibilità di dare risposte chiare, forti, impegnative ai clienti, non c'è la possibilità di poter dire che da noi chi ha bisogno di giustizia la trova, perché non è così. Ed è questo il motivo per il quale molte imprese che magari verrebbero ad investire nel nostro paese non lo fanno, perché il sistema della giustizia civile non funziona. Ed è questa la ragione per la quale il Consiglio europeo ha più volte sollecitato il nostro paese a ridurre i tempi della giustizia, a renderli più spediti, più efficaci, più efficienti in ogni grado di giudizio, quindi non solo nel primo grado, che è, come dire, il vero problema della giustizia civile italiana, ma anche nel secondo e nel terzo. Chiaro, dei passi in avanti nei mesi passati ci sono stati, ha detto bene la collega Fiammetta Modena, anche l'esperienza del funzionamento della giustizia civile in epoca pandemica è stata comunque utile ad acquisire alcuni elementi che possono essere traslati, e quell'esperienza con questa riforma non viene perduta, dico bene collega, cioè viene ripresa, e alcune delle cose che hanno funzionato meglio in quel periodo sono state assunte e calate in questa riforma. Una riforma che prendendo lo spunto appunto da questa necessità, cioè quella di poter dare velocità, rapidità ed efficienza alla nostra giustizia civile, fosse direttamente collegata alla possibilità anche di poter spendere i soldi che ci arrivano dall'Unione Europea.
Quindi a questo punto è divenuta duplice l'esigenza, non solo quella di rendere più civile il nostro paese, di consentire agli investitori stranieri di poter credere nel nostro sistema giudiziario, ma anche quello di poter mettere in atto tutto ciò che è contenuto nel piano di ripresa e resilienza e che necessariamente in tempi brevi deve essere realizzato, perché sennò c'è il fallimento di questa impresa, cioè quella che tutti quanti noi abbiamo, soprattutto con una maggioranza così ampia, così estesa, in cui crede, perché sappiamo bene che la crescita del nostro paese, la crescita economica, là in un paese straordinariamente forte, importante, che ha una storia di cui andiamo orgogliosi, però non può impantanarsi nella burocrazia, nelle lentezze, in un approccio ottocentesco che purtroppo in alcuni sistemi, in particolare nella giustizia, esistono ancora, perché il problema riguarda anche il processo penale. Come è noto, però, del civile si è occupato il Senato, del penale si è occupato la Camera. Diciamo che noi, attraverso una commissione giustizia che ha funzionato benissimo in tutti i suoi componenti, o se ne può fare il collega Benvenuti, interverranno altri, tutti con chiaro e evidente intento di arrivare ad una soluzione, perché siamo tutti consapevoli che non si può più andare avanti così. Si parla della riduzione, lo accennava la collega Modena, di almeno il 40% dei tempi dell'attuale giustizia, cioè parliamo di una percentuale incredibile, quindi è evidente che qualcosa si dovesse fare. Sono state individuate delle carenze, delle problematiche che sono state sostanzialmente individuate per ottenere la riduzione dei tempi processuali, soprattutto nella fase introduttiva del giudizio civile e nella fase decisoria. In che modo? Quella introduttiva, un po', se non ho capito male, tende a cercare di avvicinarsi a quello che è sempre stato il processo del diritto del lavoro, cioè quello di concentrare tutte le attività istruttorie, i mezzi di prova, documentari e per testi, e non solo, e tutte le altre, non so, prima si faceva cenno anche persino al giuramento dei CTU e via di seguito, nella prima fase. Così come diventa importante anche nella fase decisoria cercare di ridurre i tempi. E mi pare che siano stati, dal prodotto che è venuto fuori dalla Commissione Luiso, siano state calate alcune indicazioni, altre sono state aggiunte dall'ottimo lavoro svolto dalla seconda Commissione Giustizia. Poi la questione legata, ne parlava il collega Benvenuti, io condivido i contenuti del suo intervento, cioè quello delle procedure alternative delle controversie, e cioè la mediazione e la negoziazione. Bisogna utilizzare di più e meglio questi strumenti. Per come ha funzionato la mediazione in questi anni, purtroppo non ha funzionato. Paradossalmente è stato un fallimento totale per come è stato visto. Io nel giudizio civile l'ho visto addirittura come un'ulteriore lentezza, cioè è stata un'occasione per allungare i tempi invece che ridurli di un giudizio civile. Non c'è stata, sono pochissime le controversie che vengono definite in questa fase, in questi anni, nella mediazione. Concludo dicendo che anche nel settore delle esecuzioni civili molto è stato fatto. Allora penso che si debba dire che questo Parlamento ha fatto una buona cosa, è un provvedimento che mi auguro, certo, va sperimentato, va messo alla prova, verifichiamo che effettivamente funzioni. Ringrazio tutti i componenti, in particolare i miei amici di Forza Italia, che hanno lavorato in questo lavoro, e mi auguro con tutto il cuore che davvero questa maggioranza riesca una volta per tutte a risolvere un problema che ormai è storico e che non è mai stato risolto nonostante i vari tentativi negli anni passati. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il disegno di legge delega oggi in discussione è il frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione Giustizia Senato. Un disegno di legge presentato dal precedente governo, il Conte Bis, nato dall'esigenza di adeguare il nostro quadro normativo in ambito civilistico alle continue modifiche delle realtà socio-economiche con le quali giorno dopo giorno siamo chiamati a confrontarci. Il PNRR rappresenta una fondamentale occasione per adottare riforme strutturali di cui il nostro Paese
a urgente necessità. Dall'approvazione di questo disegno di legge delega deriva infatti l'erogazione dei fondi previsti per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. La soddisfazione rispetto ai servizi è rappresentata anche da un indicatore nazionale riferito alla durata dei procedimenti civili, essenziale per identificare l'efficienza del sistema giudiziario mediante l'adozione di procedure telematiche che accelerano la tempistica del processo e gli stessi adempimenti amministrativi sperimentate durante il periodo del lockdown. Digitalizzazione e innovazione sono le parole chiavi. La stretta connessione tra la competitività del Paese come percepita dagli investitori internazionali e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile questo intervento sul rito civile in modo da renderlo più snello e celere. Una giustizia più veloce e più snella infatti non potrà che arrecare benefici sul piano sociale ed economico. Pertanto risulta fondamentale per poter raggiungere i risultati prefissati quello di ridurre al minimo i contenziosi, incentivando i riti alternativi al processo, favorendo le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie come mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, anche prevedendo benefici fiscali. L'ufficio del processo è una rivoluzione nell'organizzazione, proprio perché il giudice non sarà più solo, ma potrà avvalersi di questo staff che supporterà le decisioni nei vari ambiti. Infine, in qualità di presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, ritengo doveroso porre l'attenzione su di un emendamento approvato all'unanimità in commissione giustizia che prevede l'istituzione del Tribunale della Famiglia dei Minorenni e delle Persone, il quale sarà competente su tutte le materie che riguardano separazione, divorzi, affidi e il diritto penale minorile. Il sistema di protezione dell'infanzia presenta nel nostro Paese svariate criticità che l'istituzione e la società non possono più ignorare, soprattutto alla luce degli innumerevoli vicende drammatiche verificatesi nel corso degli anni e che continuano a rappresentare fatti di cronaca. Nel corso dell'attività della commissione d'inchiesta sul Forteto sono emerse queste gravissime lacune del sistema di affidamento dei minori nel nostro Paese. Sebbene sia ancora in corso la ricostruzione dei fatti e delle specifiche responsabilità, ed evidente l'esigenza di un intervento normativo in ordine al sistema degli affidamenti che abbia come perno principale l'interesse superiore del minore. Le audizioni svolte dalla Commissione hanno fatto emergere il profilo problematico afferente al rapporto tra l'autorità giudiziaria minorile e i servizi sociali, ai quali in molti casi viene affidata la decisione finale sulla sorte del minore che versi in condizioni di disagio socio-familiare o psicologico, senza tuttavia che ci siano dati oggettivi o che ci sia un monitoraggio costante da parte degli stessi o della procura minorile. Per cui è estremamente importante che tutte le decisioni, anche le risultanze proprio degli assistenti sociali, siano fondati su dati oggettivi. La mancanza di adeguati accertamenti non può essere giustificata dalla carenza di organico all'interno dei tribunali. È necessario per questi motivi trovare il giusto equilibrio tra tutti i profili in gioco, quelli giuridici, esistenziali, valoriali, umani, economici, che in tali situazioni possono essere in conflitto tra loro. La funzione della legge dell'83 non era quella di togliere i bambini e i genitori, ma era quella di tutelare i bambini da una situazione di difficoltà e al tempo stesso di sostenere quei genitori ad adempiere i loro doveri genitoriali per consentire il ritorno dei minori nella famiglia d'origine. Quindi l'elemento importante era la temporaneità ed ecco che non sarà più un affido temporaneo, ma un affido senza tempo se il bambino non farà più ritorno nella famiglia d'origine. Per questi motivi occorre questo monitoraggio costante, questo aiuto alla famiglia d'origine, salvo appunto i casi di violenza in cui invece deve esserci una rottura definitiva. Affinché non vi siano distorsioni all'interno del sistema
e l'affido sia uno strumento idoneo di tutela dei minori, si rende necessario eseguire controlli e verifiche in tutte le direzioni, vale a dire non solo nei confronti dei minori, ma anche dei soggetti affidatari, delle famiglie di origine e delle comunità. Con l'istituzione di questo nuovo tribunale specializzato, nato dalla fusione dell'esperienza dei tribunali per minorenni e di quelli ordinari, si individueranno non solo luoghi dedicati e protetti per i minori, ma si accorperanno tutte le competenze in questo tribunale della famiglia in modo da affrontare le stesse questioni che fino ad oggi erano divise tra il tribunale dei minorenni e il tribunale civile, così da far funzionare meglio il sistema ed evitare la duplicazione di controversie e provvedimenti. Se è vero che è necessario appunto specializzare il sistema, l'istituzione del Tribunale per la Famiglia, è altrettanto vero che comunque occorre introdurre chiare e precise disposizioni che ne regolino le funzioni e le competenze di tutti coloro che appunto ruoteranno in questo Tribunale. Colleghi, oggi con questa riforma si effettua un passo sostanziale verso quel piano di rilancio che il nostro Paese richiede a gran voce da anni. Oggi abbiamo quindi la necessità e l'obbligo di tralasciare le divergenze per raggiungere un fine più alto, che appunto è quello dell'Italia. Per cui un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione Giustizia e al Governo nell'adozione di questo provvedimento. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Valente, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma intanto ovviamente un ringraziamento alle relatrici, al Governo per un lavoro importante e prezioso che pure è già stato segnalato. Io personalmente, ovviamente, in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere, concentrerò il mio intervento su questa parte che è stata già ampiamente richiamata da tanti altri, a partire ovviamente dalle relatrici, che sentitamente ringrazio, ripeto, per il lavoro anche di raccordo, non semplice, abbastanza anche faticoso, dato il contesto e i tempi nel quale maturava. Noi come Commissione d'inchiesta abbiamo lavorato insieme a presentare un pacchetto di emendamenti che provavano sostanzialmente a far vivere, ecco, parte di quella drammatica realtà che vivono le donne dentro una discussione parlamentare. E credo che questo sia il senso anche della buona politica, a legare e avvicinare la discussione nelle aule parlamentari e l'impegno istituzionale di tutti quanti noi alla realtà vera e concreta, alle sofferenze anche che purtroppo continuiamo a registrare in fasi e tempi complicati. E io ovviamente non posso che partire da dati drammatici di cronaca di questi giorni. È di ieri l'ultima donna ammazzata, Alessandra Zornin, 21 anni, parrucchiera, mi preme sottolineare, madre di un bambino di 2 anni. Una donna ancora una volta uccisa per mano di un uomo che conosceva, un amico probabilmente, un conoscente in ogni caso, e una donna ammazzata perché era una donna. E le indagini ovviamente proseguiranno e cercheranno di capire quali erano le ragioni, il movente che ha spinto un uomo a un atto simile, che poi dopo è stato braccato e ha perso, si è tolto la vita, ma in ogni caso l'ennesimo in una settimana dove ne abbiamo sostanzialmente registrate uno al giorno, ripeto, uno al giorno. La politica tutta, penso tutte le parti istituzionali, tutte le parti politiche, tutte le forze politiche si affannano ogni giorno a dichiarare parlamentari, amministratori territoriali, rispetto anche a quanto accade nei loro territori, ci affanniamo tutti a commentare, a indignarci, a dire che questo è inaccettabile, che è necessario un cambio di marcia, che non ce la facciamo. Lo registriamo anche perché, diciamolo, che in un contesto nel quale tutti gli omicidi e i reati violenti diminuiscono in questo Paese, gli unici che sembrano veramente resistere, come se nulla potesse scalfire questo fenomeno, sono esattamente le violenze contro le donne, in modo particolare le uccisioni di donne in quanto donne. Ripeto, le uccisioni di donne in quanto donne. Cioè le donne vengono ammazzate non per altre ragioni, ma perché sono donne.
E questo io credo che debba interrogare tutti noi, le nostre coscienze e soprattutto queste aule, le aule parlamentari, che non si possono, lo dico a partire da me, che molto spesso mi viene chiesto un commento. Io dico: cosa commento? Un'altra uccisione? Che cosa può fare la politica? Può mai limitarsi a commentare ogni giorno tristemente la morte di una donna? Dovremmo pretendere da tutti quanti noi qualcosa in più. E abbiamo visto questa riforma come un'occasione per provare a rispondere, a dare quella risposta in più. Noi l'abbiamo vista così, noi della nostra commissione abbiamo lavorato in questo senso, abbiamo costruito un pacchetto di emendamenti che provassero in qualche modo a dare questo tipo di risposta. Lo dico subito in premessa, è stato un lavoro non semplice, anche perché, ce lo dobbiamo dire, dentro questo Parlamento abbiamo anche visioni diverse, dentro questa stessa maggioranza abbiamo visioni molto diverse. Io personalmente, e credo la stragrande maggioranza di interpretare il sentire della stragrande maggioranza della Commissione che ho l'onore e l'onere di presiedere, pensiamo che dentro il processo civile oggi la violenza contro le donne viva come vive anche nel procedimento penale e anche nella società, ancora l'espressione di una profonda sperequazione di potere tra gli uomini e le donne, in una relazione che è ancora profondamente asimmetrica, che al di là di quello che abbiamo scritto nella Costituzione, nelle leggi, in un impianto normativo adeguato, forte, che non ha nulla da invidiare agli altri paesi, è ancora purtroppo una relazione profondamente asimmetrica, lo è nel lavoro, lo è nella società, lo è nella relazione. E quindi quel potere, quella sperequazione di potere vive anche nelle aule di giustizia. So che in quest'aula qualcuno non la pensa così e pensa che dovevamo riequilibrare anche rispetto, diciamo, come dire, nella direzione opposta. Noi crediamo invece che quella sperequazione espone le donne a quella vulnerabilità. Non parleremo mai, non sentirete mai da me dire che le donne sono un soggetto fragile. Non lo penso, non lo sono e non ci sentiamo di essere un soggetto fragile. Ma vulnerabile sì, esposto a più rischi sì. Perché il contesto sociale nel quale viviamo, perché i dati ci raccontano questo, perché nonostante appunto tante leggi non riusciamo a scalfire una dinamica che è tutta culturale, sociale, che fa fatica a essere debellata, fa fatica ad essere debellata, perché altrimenti non ci spiegheremmo perché a fronte di norme tanto significative le donne continuano ad essere ammazzate e a subire tante forme di violenza. E allora che cosa ci siamo dette? È un treno quello della riforma del processo civile. Perché? Perché lo dico a quest'Aula, lo dico soprattutto insomma a noi, e anche al nostro impegno per ricordare una coerenza. Che c'entra la violenza nel procedimento civile? Perché non è soltanto appannaggio, lo hanno detto alcuni, io mi permetto soltanto di precisare, e lo voglio fare facendo vivere in quest'Aula un racconto tipo. Un racconto tipo che a me, in qualità di Presidente, viene, perché molto spesso vengo, come dire, mi viene detto anche dai miei colleghi, troppo appassionata, troppo determinata, cerca di capire che ci sono anche altri punti di vista. Allora io oggi mi permetto di utilizzare questi 10 minuti per raccontare anche quello che vivo in qualità di Presidente e quanti casi mi vengono riportati ogni giorno. E da madre, da donna, quanto mi sento responsabile a dovere provare a dare qualche risposta, Allora il racconto tipo è questo. Una donna subisce violenza per tanti anni, violenza psicologica, sessuale, fisica, economica, e decide, per tante ragioni, indipendentemente dalla vicenda penale, perché quell'uomo che le usa violenza è anche il padre dei suoi figli. Figli cresciuti dentro una famiglia violenta. Quella donna sente di volere mettere fine, lo fa tante volte dovendo trovare il coraggio, dovendo superare il senso di colpa. Dovendo mettersi in discussione perché quelle scelte le ha fatte lei e pensa di essere lei la responsabile di questo, dovendo superare un travaglio, cercando aiuti spesso difficili, e decide allora di mettere fine a quella relazione e va in un'aula civile per dire: voglio chiudere semplicemente questa relazione. Eccola poi, e lì compare tutta la storia della sperequazione di potere, perché un uomo che si sente messo in discussione nella sua identità, perché gli uomini hanno costruito anche parte degli uomini, ovviamente non tutti, ma alcuni uomini hanno costruito la loro identità anche dentro questa dinamica di relazione di forza così sperequata, si sente attaccato, messo sotto accusa, reagisce. Come reagisce? Con lo strumento più grande che ha, l'utilizzo dei figli, perché qualsiasi donna di fronte alla minaccia di perdere dei figli rischia in qualche modo di mettere in discussione anche se stessa e di fare un passo indietro. Questo accade oggi nelle aule di giustizia, perché quando i figli, tante volte, dopo anni di violenza, dopo aver assistito a anni di violenza, dicono che quel padre non lo vogliono vedere, di fronte a questo rifiuto, il padre utilizza molto spesso, suggerito da avvocati che hanno visto, diciamo, questa realtà esistere, suggeriscono al padre di accusare la donna della cosiddetta alienazione parentale. Cioè di essere una madre che condiziona il minore
e che è lei a determinare questo rifiuto nel minore. In ragione di questo, e chiudo su questo racconto, che però è il racconto di tanti casi, in ragione di questo alle donne vengono sottratti i figli. Vengono sottratti i figli, vengono addirittura molto spesso presi, nell'ultimo periodo l'ho segnalato alla ministra Lamorgese, l'ho segnalato alla ministra Cartabia, con l'uso della forza, ci siamo visti forza pubblica intervenire, 10 poliziotti in casa, un figlio che dice voglio rimanere con mia madre, preso con la forza pubblica, sottratto all'amore della madre, sottratto a quella donna che aveva provato a chiudere una relazione violenta, sottratto e tolto, messo in una casa famiglie, e quella donna addirittura non saprà per mesi, settimane, dov'è suo figlio, che fine ha fatto, non potrà avere notizie, non gli potrà parlare. Questo è il dramma che vivono tante donne, questo è il dramma che vivono. Io ho il dovere di raccontarvelo, perché a noi arrivano casi che ci vengono segnalati ogni giorno di sofferenze di questo tipo, e a questo che noi abbiamo provato a dare delle risposte. Che cosa è stato accolto dei nostri emendamenti? Parte. È un lavoro importante quello che è stato fatto, lo riconosco. La violenza intanto viene letta finalmente nel procedimento civile. Nella nostra ultima relazione come commissione d'inchiesta abbiamo fotografato che la formazione e la specializzazione dei magistrati nel procedimento civile è assolutamente ancora inadeguato. L'abbiamo denunciato davanti a Curzio al presidente Salvi, lo abbiamo detto ai vertici della magistratura, al presidente Ermini, abbiamo detto investite di più. Chiedo scusa, ho finito. Investite di più, perché non è accettabile che un giudice, quello di Aci Trezza, dice che non si può usare il braccialetto elettronico quando si poteva usare. Non è accettabile che si dica lo Stato nulla poteva. Non è accettabile che si dice quella donna col suo comportamento ha determinato una non chiarezza. Non si può accettare. Allora noi chiediamo formazione, abbiamo detto più potere ai giudici, meno delega ai consulenti. Perché i consulenti molto spesso non sono formati, perché sono quei consulenti che si richiamano a tesi scientifiche non riconosciute dalla comunità internazionale. Abbiamo detto ascolto del minore. Se un minore dice io non ci voglio stare con quel padre, è semplice, partiamo dall'indagare la sua volontà. Perché quel minore non ci vuole stare col padre? Non è complicato, partiamo dalla sua volontà. E questo l'abbiamo ottenuto dentro questa riforma e crediamo che sia importante. E infine, da ultimo, abbiamo detto attenzione all'esecuzione e alla modalità forzata. L'uso della forza verso un minore che dice non ci voglio stare dovrebbe essere veramente l'estrema ratio. Abbiamo provato a stringere, diciamo, quel procedimento. Tante, ripeto, sono le cose accolte. Altre non sono state accolte. Altre hanno dovuto mediare con forze politiche, diciamo, che la pensavano diversamente da noi. Io ci ho tenuto a esprimere il nostro punto di vista a nome di tante che hanno firmato quasi l'intera commissione questi emendamenti. Io credo che si sia avviato un lavoro. Guardo al bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Confido che il governo, che la ministra Cartabia, che tutto il governo, in quanto legislatore delegato, possa dare piena e più concreta attuazione, lo voglio ricordare, ai principi della Convenzione di Istanbul, che sono per la prima volta richiamati anche dentro questo procedimento e ai quali va data piena attuazione come una norma sovranazionale che trova immediata e diretta applicazione in Italia e che ancora oggi ci segnalano il Grevio e tutti gli organismi internazionali, resta in gran parte inattuata nel nostro Paese. Per noi la sperequazione di potere che fa oggi tante vittime, tante donne vittime di violenza, si combatte anche così. Io credo che da queste aule sia necessario in qualche modo dare non il cordoglio ogni giorno a una donna che viene ammazzata, ma l'impegno a proseguire un lavoro che noi con fatica, umiltà e determinazione stiamo portando avanti. Grazie. È iscritto. Prego, senatrice. Si è acceso il microfono, senatrice. Presidente, la volevo ringraziare per la sua sensibilità, perché ci ha concesso questi minuti in più per un argomento così importante che oggi tristemente sembra interessare solo le donne. La ringrazio, Presidente. Grazie, dovuto. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Urraro, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Colleghi, Governo, un argomento sicuramente decisivo, importante. Tra l'altro la Commissione europea subordina l'erogazione delle somme nel sistema giustizia all'approvazione di riforme di sistema, per cui un tema davvero centrale i cui riflessi sono ad ampio raggio nel settore non solo civile ma nelle varie declinazioni, penso all'economia, alla famiglia, al lavoro, a tanti temi all'ordine del giorno del dibattito non solo nostro ma delle difficoltà del Paese. Il testo prevede una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore, potenzia gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, le cosiddette ADR, da esperire anche con modalità telematiche, come abbiamo visto implementate soprattutto in questa fase pandemica,
incentivando la mediazione sia civile che commerciale. Interviene sulla disciplina dell'arbitrato, prevedendo tra le altre anche l'inserimento di norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile. Reca una serie di modifiche al processo civile di primo grado al fine di migliorare l'efficienza della giustizia civile. Interviene sulla disciplina del giudizio di appello, potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento. Introduce possibilità per il giudice di proporre il cosiddetto rinvio pregiudiziale, ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto su cui il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purché sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi e fonte di gravi difficoltà interpretative. Modifica la disciplina del processo esecutivo valorizzando le misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614 bis. Prevede, con riguardo alle espropriazioni immobiliari, le possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima. Introduce altresì misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico. In proposito, una delle principali missioni del PNR riguarda proprio la digitalizzazione e l'informatizzazione con un grandissimo impegno di spesa. Interviene sulla disciplina dell'ufficio del processo, prevedendo tra le altre l'istituzione di strutture organizzative analoghe ad esso anche presso la Corte di Cassazione e presso la Procura Generale presso la Cassazione. Si introduce un rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Si prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Nel settore giustizia il Consiglio europeo, nelle sue raccomandazioni, sovente ha costantemente sollecitato il nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, nonché ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione. La Commissione europea, in particolare nella relazione relativa all'Italia 2020, il Country Report 2020, rileva come l'Italia abbia compiuto progressi solo molto limitati nel dare attuazione alle diverse raccomandazioni che si sono susseguite nel tempo. In particolare, nel settore civile viene contestata al nostro Paese la perdurante scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo all'utilizzo tuttora limitato del filtro di ammissibilità per gli appelli, che incide non poco sulla durata dei processi, alla necessità di potenziare gli organici, i sottodimensionamenti degli organici dei magistrati e anche dei funzionari amministrativi, e alle differenze tra i tribunali per quanto riguarda la gestione dei procedimenti. Nelle raccomandazioni specifiche del 20 luglio 2020, il Consiglio europeo ha nuovamente invitato l'Italia ad adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Sono delle scelte, pertanto, non più rinviabili in tal senso. Il PNRR, presentato dal Governo in Commissione europea il 30 aprile 2021, individua nella lentezza della realizzazione di alcune opere, di alcune riforme strutturali, un limite potenziale di crescita dell'Italia. Contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario, non afferenti alle principali 6 missioni, ma incidentalmente richiamate in diverse di esse. La riforma del sistema, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, dove il fattore tempo diventa prioritario, è inserita nel PNR, dal PNRR tra le riforme cosiddette orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare in modo trasversale tutti i settori di intervento del piano. Per realizzare questa finalità il piano prevede, oltre alle riforme ordinamentali da realizzare ricorrendo allo strumento della delega, anche il potenziamento delle risorse umane, delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, a cui sono destinati gli specifici investimenti. Per ridurre la durata dei giudizi, obiettivo prioritario e primario, il piano si prefigge diversi obiettivi: portare a piena attuazione l'ufficio del processo, che già era stato introdotto in via sperimentale nel 2014 con decreto legge, rafforzare la capacità amministrativa del sistema per valorizzare le risorse umane, non sempre valorizzate appieno, integrare il personale delle cancellerie, sopperire alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura squisitamente giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa sempre più incessante. Potenziare le infrastrutture digitali, e abbiamo visto le criticità che si sono rivelate
in alcuni casi, soprattutto in questo momento pandemico. Con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti, garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne, altro tema che riguarda quello che noi definiamo l'ecosistema giustizia, che prescinde dai riti su cui si sta intervenendo in questo momento, ma che riguarda un tema molto più ampio e significativo. Contrastare la recidiva dei reati, potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale anche dei detenuti. Per raggiungere questi obiettivi il Governo individua una serie di ambiti di intervento prioritari, ne abbiamo discusso in Commissione, a cui va il mio apprezzamento e ringraziamento per i colleghi tutti impegnati e per le relatrici in particolare. Il PNR prevede 3 filoni di intervento in tal senso: un potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, dopo una prima fase critica che anche l'Avvocatura ha avuto modo di contrastare, pian piano un processo culturale ed innovativo ha fatto sì che si potenziasse questo strumento, rafforzando garanzie di imparzialità per quello che concerne anche l'arbitrato, estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita ed estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione. Quindi un intervento selettivo sul processo civile volto a concentrare maggiormente per quanto possibile le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva, sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il Tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale, ridefinire meglio la fase decisoria, uno snodo essenziale, con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire semplificazione di forme e tempi del processo esecutivo, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta. La riforma è tesa ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo e degli strumenti di risoluzione alternative, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario. Si tende a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi. Lo faremo con le risorse utili e necessarie, allo scopo di rendere decisamente più snelli e veloci i riti, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile, con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza. Chiaramente si prevederà un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione o della negoziazione, la riduzione dei riti speciali e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione, introducendo nell'ambito del secondo libro del codice di procedura un rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica. Un rito semplificato, mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, in parte integrato sul modello del rito lavoristico. Un sistema di amministrazione della giustizia civile efficiente e di qualità è parte integrante delle tutele che lo Stato offre ai cittadini. Crea condizioni per uno svolgimento ordinato e pacifico della vita associata. È inoltre cruciale, e concludo, per il funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono da tempo note le relazioni molteplici che legano giustizia ad economia. Una giustizia che funziona garantendo attuazione dei contratti, protezione dei diritti, facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza, aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri, tutti i temi a cui puntiamo in via prioritaria. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Pesco, ne ha facoltà. Grazie Presidente per avermi dato la parola. Si può fare, Presidente? Io sono certo che si può fare, che si possa fare, che si possa fare del bene stando qui in Parlamento. Abbiamo iniziato nella scorsa legislatura depositando una proposta di legge sul reddito di cittadinanza sia alla Camera che al Senato, e in questa legislatura quella proposta è diventata una realtà, facendo del bene per moltissime famiglie. E poi abbiamo continuato sull'onda di questa necessità di fare del bene e ci siamo occupati con molti altri colleghi, con associazioni sparse per tutta Italia e con molte realtà dedicate proprio ad aiutare le famiglie a migliorare le leggi per aiutare le persone che stanno perdendo tutto, che magari hanno perso il lavoro, che hanno avuto disavventure sulla salute, che stanno perdendo la casa.
e abbiamo cercato di migliorare quelle norme introdotte ad esempio nel 2015 da un governo Renzi che andavano ad accelerare in modo troppo veloce un processo, quello delle esecuzioni forzate, quello delle case, quella delle case all'asta. Ebbene, siamo riusciti a mettere un freno e siamo riusciti nel 2018, poi abbiamo dovuto ritoccare perché c'è stata la solita manina ministeriale che aveva a sua volta ritoccato una norma e siamo riusciti mano a mano a fare un articolo, e lo nomino, l'articolo 560 del codice di procedura civile utile per rispettare i diritti delle persone indebitate, perché questa necessità di accelerare le aste sicuramente ha il fine di fare in modo che le persone creditrici siano remunerate, però accelerare così tanto le aste alla fine, soprattutto attraverso un altro strumento che è sempre stato introdotto nel 2015 dal governo Renzi, del ribasso automatico ad ogni asta del 20%, fa in modo di svilire il valore degli immobili, tanto che chi è creditore non riesce a essere ripagato e chi è debitore continua a essere debitore a vita perché i soldi non bastano per pagare il debito. E quindi capiamo come spesso se si vuole accelerare, se accelera troppo si fa del male. Abbiamo visto anche qui in Parlamento che spesso accelerare troppo non conviene, conviene seguire le regole, ci siamo accorti cosa è successo in commissione, ma ne parlo in seguito. Insomma, questo articolo 560 va bene così com'è. Però purtroppo abbiamo visto che con questa proposta governativa e soprattutto nell'emendamento sempre del governo, questo articolo 560, pur non essendo nominato, veniva ritoccato in parti dove purtroppo si tendeva sempre ad accelerare un po' troppo. Tant'è che vi era l'idea di sloggiare la famiglia nel momento dell'aggiudicazione e non nel momento del trasferimento. E ricordo a tutti i colleghi che spesso quando vi è un'aggiudicazione in un'asta, non è detto che questa aggiudicazione si trasformi in un trasferimento, in una vera vendita dell'immobile, perché magari chi si è conquistato l'immobile non versa il conguaglio, ha versato l'anticipo ma non versa il conguaglio, quindi si rischia che la casa continui a rimanere vuota ed è un vantaggio avere una casa vuota e con una famiglia sloggiata che magari non sa dove andare. Secondo me no, perché la famiglia comunque continua a essere proprietaria di quell'immobile, quindi fortunatamente siamo riusciti a convincere comunque tutti i gruppi e il governo a fare in modo di mantenere lo sloggio dell'appartamento, dell'immobile, solo dopo il trasferimento. E questo secondo me è una grande conquista e spero che appunto venga poi votato in aula, perché colleghi, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però su tutte le cose che abbiamo citato qui in aula fino ad oggi sappiamo bene che non vi è ancora l'ok definitivo della ragioneria e quindi non è detto che tutte le cose che avete citato possano entrare nel testo definitivo per che verrà votato in aula, ma di questo ne parliamo dopo. Oltre a questo, Presidente, continuando su quell'onda, diciamo, di cercare di fare il minimo indispensabile per le persone affinché non siano anche oggetto di introiti della malavita organizzata, adesso entro nello specifico per spiegarlo meglio, abbiamo cercato di identificare quali sono quegli strumenti all'interno delle aste giudiziarie, del processo della vendita all'asta delle case, che possano in qualche modo creare degli ostacoli alla malavita organizzata, perché sappiamo che proprio la malavita organizzata sulle aste immobiliari ci fa fior fiori di investimenti e di utili, ma soprattutto ci ricicla il denaro sporco. Ora, che cosa ci siamo inventati? L'abbiamo proprio scritto una proposta di legge depositata qui al Senato. Due cose fondamentali. Uno, l'adeguata verifica. Non so se, penso che i colleghi lo sappiano benissimo, comunque quando si va a comprare una casa, il notaio prende nota e ci fa delle domande da dove arrivano i capitali che investiamo nell'acquisto di un immobile, ma soprattutto cerca di identificare quale potrebbe essere il reale beneficiario di quella transazione. Okay? E se ha il sospetto che questa transazione finalizzata all'acquisto di una casa può avere qualcosa che non è a posto, deve inviare una segnalazione di operazione sospetta. Questo avviene in qualsiasi compravendita immobiliare. Guarda caso, nelle aste giudiziarie questo non avviene. Cioè la malavita si può tranquillamente presentare tramite dei prestanome ad un'asta giudiziaria, comprare fior fiori di immobili e nessuno va a vedere da dove arrivano i soldi, ma soprattutto chi è il reale beneficiario di quell'operazione. È una cosa che proprio non ha senso di esistere. L'abbiamo scritto in una proposta di legge e sembra che sia stata approvata in commissione, entrerà in questo provvedimento e speriamo che vada tutto bene.
Oltre a questo ci siamo inventati un'altra cosa, secondo me fondamentale, sempre per porre un freno agli introiti, agli investimenti della malavita organizzata nelle aste giudiziarie, che è quella della banca dati. Nel senso che è necessario fare in modo che le persone che vanno a partecipare alle aste quantomeno siano registrate in un database nazionale. Questo per offrire alla stessa magistratura, se ha da fare delle indagini, di identificare quali sono quelle persone che sistematicamente partecipano alle aste e capire se dietro quella sistematicità vi è qualcosa che ha a che fare con la malavita organizzata. E anche questo è un emendamento, secondo me, di buon senso, rientrava in quella proposta di legge ed è stato approvato dalla Commissione Giustizia. Ben venga, speriamo che vada tutto bene. Quindi sono tre successi, cioè il mantenimento dell'articolo 560 quasi così come era prima, poi la banca dati e soprattutto poi quello che dicevo prima, cioè il fatto che bisogna comunque tracciare le persone che partecipano alle aste. Insomma, sono tre cose veramente fondamentali per fare in modo che le aste abbiano comunque, diciamo così, un connotato umano, le aste giudiziarie abbiano un connotato umano, soprattutto nel rispetto dei diritti, perché vanno soppesati e va proprio fatto equilibrio tra i diritti del creditore e i diritti comunque del debitore di continuare ad abitare nella stessa casa. Presidente, mi lasci fare una nota su quello che è successo in questi giorni qui in Parlamento e al Senato, perché secondo me va ricordato. Insomma, si è cercato di andare oltre le procedure che sono standardizzate, sono all'interno del nostro regolamento. Ora, questo veramente, ieri l'ho detto ieri, ma poi la commissione che presiede è stata accusata di stare in vacanza quando le altre commissioni lavoravano. Ebbene, voglio fare chiarezza su questo, perché secondo me è un mio diritto, soprattutto il diritto delle persone che sono con me in Commissione Bilancio. Ebbene, le ultime riformulazioni degli emendamenti approvati sono arrivate settimana scorsa. Ok, mi è stato promesso che non si sarebbe dato il mandato al relatore se non dopo i pareri della Commissione Bilancio, e questo non è avvenuto. Gli ultimi testi sono arrivati, come dicevo prima, giovedì sera, le relazioni tecniche del Ministero sono arrivate in settimana, ed è stato dato il mandato al relatore senza aspettare il parere della Commissione Bilancio, stravolgendo il regolamento del Senato. È una cosa inaccettabile, lo rimarco qui senza polemica, ma solo perché è un atto di giustizia rimarcarlo qui. Spero non accada mai più, gli effetti li stiamo vedendo adesso. Oggi avremmo dovuto votare la fiducia, invece siamo qui ancora a fare discussione generale. Spero non accada mai più, perché i regolamenti servono e vanno rispettati. Grazie Presidente. Grazie senatore Pesco, è iscritta a parlare la senatrice Gallone, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Ricordo come fosse ora, quel pomeriggio di 9 anni fa, era il 16 maggio del 2012, quando, parlando da questo stesso banco, in questa stessa posizione, rivolgendomi a tutti i senatori indistintamente, feci l'intervento di chiusura come relatrice prima del voto finale su un provvedimento di civiltà che divenne successivamente legge e che vide il tabellone di quest'Aula tutto verde, con un'approvazione all'unanimità. Sto parlando del disegno di legge 2805, diventato la legge sull'equiparazione dei figli, per cui oggi all'interno del Codice Civile è stata eliminata ogni odiosa, retrograda, umiliante, antistorica aggettivazione dopo la parola figli. Quella legge che io ribattezzai la legge Filomena Marturano, ricordate, era appena finita la guerra quando a teatro, nel corso della rappresentazione di una delle opere più belle mai scritte da Edoardo De Filippo, risuonò una frase pronunciata dal personaggio di Filomena Marturano, appunto per la prima volta, quella piccola grande verità che oggi, dopo più di 70 anni, abbiamo realizzato. I figli sono figli, i figli sono figli. E non importa da chi siano nati, se da genitori sposati o conviventi o da una madre sola, non importa se siano stati adottati, in qualunque caso sono figli. E a loro, solo a loro, e alla loro salvaguardia e alla salvaguardia dei loro diritti in maniera assolutamente equanime dobbiamo pensare. Oggi finalmente è così, oggi i figli sono perfettamente uguali davanti alla legge, hanno finalmente tutti gli stessi diritti. Ricordo che una volta mancavano
le parentele collaterali, i diritti di successione erano un problema e comunque un timbro orrendo. Sono uguali davanti alla legge, avendo realizzato con un cambiamento normativo di grande civiltà questo diritto sacrosanto. Per noi l'obiettivo principale fu cancellare quella macchia nel nostro ordinamento, fare in modo che non vi fossero più discriminazioni. La salvaguardia del diritto dei figli supera tutto, d'altra parte era dalla riforma del diritto di famiglia nel lontano 75 che gli operatori del diritto hanno avvertito l'esigenza di ultimare il processo di equiparazione dello stato giuridico dei figli, nonché di definire in maniera netta l'esercizio della potestà genitoriale in caso di crisi del nucleo familiare. Oggi quella riforma epocale, una vera e propria rivoluzione di civiltà, si perfeziona, perché tra le modifiche introdotte al testo base c'era quella del tribunale di competenza in caso di controversie tra i genitori e i relativi procedimenti rispetto all'affidamento e al mantenimento dei figli. Perché una volta i genitori non sposati in caso di separazione dovevano rivolgersi al tribunale per i minorenni e i genitori invece sposati al tribunale ordinario, e voi che siete esperte delle procedure di diritto sapete bene quanto sia diversa poi l'iter di un tribunale rispetto ad un altro. E quindi in via transitoria sarebbe stato comunque quello ordinario, in via transitoria, in vista dell'istituzione di sezioni specializzate all'interno dei tribunali stessi sulla materia specifica, il cosiddetto Tribunale della Famiglia, che avevamo già incardinato come provvedimento in Commissione Giustizia. Allora quindi ci lasciamo con un vulnus, dopo aver equiparato i riti in caso di separazione dei genitori sposati e non per l'affido e il mantenimento dei figli, oggi finalmente si potrà definitivamente dire addio al dualismo tra Tribunale dei Minori e Tribunale Ordinario. Siamo di fronte ad una riforma che cambierà un assetto. Di un tribunale unico per le famiglie si parla da anni e ora, grazie a un emendamento a firma delle relatrici Modena, Rossomando, Unterberger, approvato all'unanimità in commissione, finalmente oggi ci sarà con giudizi specializzati, con specifiche competenze per garantire la dovuta attenzione riservata a procedimenti così delicati. Non entro nel merito tecnico, ma mi limito a dire e a esprimere la mia soddisfazione. Oggi si chiude un percorso che per me ha dato un senso compiuto alla mia passata legislatura, quando con il senatore Caliendo e la presidente Casellati, allora sottosegretaria alla giustizia, che furono determinanti nel sostegno all'iter del procedimento di equiparazione, demmo un grande aiuto alla tutela dei diritti dei minori scrivendo una pagina legislativa altissima. E per i minori tanto è contenuto in questa legge delega, ma ne parlerà poi la nostra presidente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, Ronzulli. Oggi, oltre a Giacomo Caliendo che ha proseguito il lavoro iniziato, io ringrazio di cuore Fiammetta. Ringrazio di cuore Fiammetta Modena perché dal suo primo giorno di legislatura mi promise che avrebbe portato a compimento il lavoro iniziato e lo ha fatto con tutta la competenza e la sensibilità che la caratterizzano. Promessa mantenuta, Fiammetta, e quindi ti ringrazio veramente di cuore. Grazie senatrice Gallone, ha chiesto di parlare il senatore Cucca, ne ha facoltà. Sì, la ringrazio signor Presidente, gentile sottosegretaria, colleghe e colleghi. Io partirei proprio dall'ultima parte dell'intervento della senatrice Gallone e anche io sento il dovere di ringraziare intanto il governo e in particolare la sottosegretaria Macina, con la quale talvolta ci siamo trovati anche in situazioni, pensandola diversamente su taluni aspetti, e voglio ringraziare le relatrici che hanno fatto, credetemi, un lavoro davvero certosino. È stato un lavoro difficilissimo portare a termine questo provvedimento, e anche tutti i colleghi della Commissione, perché c'è stato un confronto talvolta acceso, talvolta aspro, ma sicuramente è emerso un fatto: tutti avevamo a cuore il fatto di portare a termine questo provvedimento. Perché? Perché significa dare seguito a quanto avevamo affermato all'inizio della nostra esperienza con questo governo, e cioè dare finalmente corpo a una riforma di sostanza. Io sono qui alla seconda legislatura e di questa riforma se ne sentiva l'esigenza molto molto tempo prima che io arrivassi qui in Senato. Io faccio l'avvocato e da sempre ho sentito dire, da quando ho iniziato la professione, nonostante anche le riforme che ci sono state nel corso
degli ultimi decenni, abbiamo sempre detto il processo civile va riformato, il processo civile va rivisitato, il processo civile va efficientato, eppure fino ad oggi non eravamo riusciti a fare niente. Credo che questo sia il segnale più chiaro ed evidente del fatto che con questo governo, col governo Draghi, c'è davvero il cambio di passo che da tanto tempo auspicavamo. Perché badate, noi stiamo oggi, ci apprestiamo ad approvare la riforma del processo civile, ma abbiamo la riforma del processo penale già approvata alla Camera. E da oggi si comincerà a lavorare alla riforma del processo penale anche qui in Senato e contiamo di portarlo a termine in tempi brevissimi anche quella. E questo vuol dire che c'è una svolta che davvero possiamo definire epocale. Io voglio dire, non sto assolutamente enfatizzando nulla. Presidente, intanto le chiedo l'autorizzazione a depositare il mio intervento, perché sicuramente il tempo non basterà, perché davvero stiamo affrontando e sono orgoglioso di partecipare all'approvazione di questo provvedimento che comunque traccia un segno nella storia del nostro Paese. Dicevo, io non voglio enfatizzare nulla, me ne guardo bene, perché ho la consapevolezza che il provvedimento non è perfetto. Lo sappiamo benissimo, soprattutto gli operatori, i tecnici del diritto sanno perfettamente che il provvedimento non è perfetto ma è perfettibile. Ma certamente abbiamo creato una strada. Abbiamo aperto una strada nuova, abbiamo aperto la strada finalmente all'efficientamento del sistema civile, del processo civile. Finalmente diamo una risposta anche all'estero, ne abbiamo parlato tante volte, gli investitori che non credevano più nel nostro paese, gli investitori che non riuscivano più, non credevano più nel nostro, nella nostra economia, perché? Perché qualsiasi controversia era di difficilissima soluzione, qualsiasi controversia si trascinava per anni e anni e anni. Ora, ripeto, non credo che questo provvedimento sia la panacea per tutti i mali, assolutamente. Però certamente, come dicevo, abbiamo un dato certo, un chiaro segnale che il processo civile, da ora in avanti, da quando questa riforma entrerà a regime, e non sarà cosa facile, perché è davvero un cambio di mentalità, un cambio di passo, un cambio, anche gli stessi avvocati dovranno adattarsi al nuovo sistema. Pertanto ci vuole anche una certa predisposizione per questo, non si può cambiare dall'oggi al domani. Però abbiamo la consapevolezza che stiamo rendendo davvero un servizio estremamente importante al Paese. L'architettura portante della riforma ruota intorno agli impegni che aveva assunto il Governo fin dal suo insediarsi e poi gli impegni assunti col PNRR, ma mira a razionalizzare alcuni snodi cruciali della giustizia civile. Le principali novità sono quelle della valorizzazione delle forme della giustizia alternativa. In questi anni passati, il senatore Caliendo me ne è buon testimone, lui era uno di quelli che più di altri sostenevano la necessità di dare corso alla giustizia alternativa ed effettivamente in questo provvedimento tanto si fa in questo senso. La semplificazione dei giudizi in materia di lavoro, l'istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia, preservando le specificità della giustizia minorile. Lo spirito dunque di questa riforma risiede nell'idea di un processo che sia agile, all'insegna della collaborazione tra le parti, i difensori ed il giudice. E questo è un fatto assolutamente rivoluzionario, perché questa necessità della collaborazione tra le parti l'abbiamo spesso auspicata, ma chi svolge la professione sa perfettamente della difficoltà che si incontra nella quotidianità. Ebbene, a questo dovremmo abituarci, a questo tendiamo e questo vogliamo che accada quando la riforma entrerà finalmente a regime. La crescente domanda di giustizia dei cittadini, oltre che le raccomandazioni rivolte al nostro Paese dal punto di vista europeo, come ho detto in precedenza, evidenziano quindi la necessità primaria di ottenere una riduzione dei tempi della giustizia. L'obiettivo da perseguire quindi è riportare il processo italiano ad un modello di efficienza e competitività
che consentirebbe anche il rinnovo di una fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e al contempo, come dicevo in precedenza, anche un rinnovo degli investimenti e un'implementazione degli investimenti, anche da parte straniera. L'idea dell'efficienza non può rappresentare un mero obiettivo programmatico, ma si deve coniugare con la stessa componente valoriale del processo, quindi con gli ideali intrinseci della giustizia. Chi è un operatore del settore sa che cosa intendo, sa quanto crediamo noi che tutti i giorni abbiamo a che fare con i giudici e sa quanto i giudici abbiano problemi con l'avvocatura. Quindi ecco cosa diciamo. Siamo quelli che pensiamo che quando indossiamo la toga non indossiamo uno straccio nero, non indossiamo un pezzo di stoffa nera. Abbiamo la consapevolezza che quella toga rappresenta qualcosa nella quale i cittadini devono tornare a credere. Questo è il punto. E devo dire, chi ha speso la propria vita a inseguire questi ideali, mi permetto di dire sommessamente che sono uno di quelli. Adesso un minimo di soddisfazione ce l'ho, perché credo che potremmo davvero avviare un nuovo corso e potremmo dare un nuovo segnale al nostro Paese, rinnovando quella fiducia che troppo spesso è venuta a mancare. È impensabile che un processo per una divisione ereditaria duri 30 anni. È impensabile. Devo dire, a me è capitato mille volte di iniziano a morire e muoiono prima gli avvocati e si interrompe, e muoiono le parti e bisogna interrompere. E capita 4-5 volte, 6 volte, è impensabile come che fiducia possono avere i cittadini di fronte a un sistema di questo genere. Oggi le udienze di mero rinvio le stiamo mettendo in soffitta. Quelle udienze, io ho fatto processi in cui 4 anni mi sono ritrovato a vedere dei fascicoli con 4 anni di meri rinvii. Questo non sarà più possibile. E questo vuol dire che noi stiamo davvero compiendo un passo epocale nella efficientazione del sistema giustizia. Ora, uno degli aspetti trainanti della riforma, verso cui io esprimo un particolare apprezzamento, è la valorizzazione delle misure alternative della risoluzione delle controversie. Si tratta di strumenti che sono dotati di grandissima potenzialità. È un dato di esperienza consolidata che le forme alternative di risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi, ma la loro concreta applicazione sarà in grado di superare questa potenzialità. Sì, Presidente, io le chiedo, concludo, e come ho detto in precedenza, perché questo tema è un tema che poi magari riprenderò in dichiarazione di voto alcuni argomenti, ma questo è un tema talmente importante, e chiedo scusa anche se io mi appassiono su questi temi, ma sono la mia vita. Quindi ci credo davvero e lo dico col cuore. Quindi oggi stiamo dando una prova davvero di grande interesse verso le esigenze dei cittadini. Torno a dire che sono orgoglioso e credo che ne siamo orgogliosi tutti quanti quelli che siamo qui in quest'Aula, e a nome ovviamente mio, di Italia Viva, Partito Socialista Italiano, esprimo appoggio pieno e incondizionato a quanto è stato fatto per questo procedimento, e appoggio pieno e incondizionato per seguire la strada che è stata intrapresa con l'avvio di questo governo. Noi ci saremo perché stiamo facendo cose buone. È iscritto a parlare il senatore Balboni, ne ha facoltà. Sì, grazie. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Ma a me dispiace che una svolta tanto epocale come quella richiamata da tanti colleghi che mi hanno preceduto non trovi la partecipazione dell'Aula del Senato. Siamo tra pochi intimi a discutere di questa svolta epocale, e questo credo che sia un segnale sul fatto che probabilmente tanto epocale, caro collega Cucca, non è, perché come vede
pochi dei nostri colleghi hanno percepito questa importanza cui lei attribuisce il dibattito che stiamo svolgendo. Vedete, purtroppo io ho partecipato ai lavori, ovviamente in commissione, lavori concitati, molto confusi, continue riformulazioni, a volte riformulazioni di cui la maggioranza era a conoscenza perché ne aveva discusso in separata sede, cioè tutti gli altri tranne me, e io dovevo pregare la gentilezza di alcuni colleghi per avere almeno la conoscenza del testo che stavamo votando, perché molte volte il testo non era nemmeno nella disponibilità della Commissione. Un lavoro talmente concitato che alla fine lo stesso Presidente Ostellari ieri ha dovuto chiedere un rinvio della discussione perché ancora bisognava capire esattamente cosa si era votato, perché in certi casi nemmeno si sapeva esattamente cosa si era votato ed è stato necessario un lavoro di approfondito drafting, e finalmente oggi siamo alla discussione, una discussione che, ripeto, viene tra pochi intimi e sulla quale incombe già la minaccia della 14ª fiducia del governo dei migliori, perché sembra che un governo del 95% di questa aula non sia in grado di portare a compimento un provvedimento legislativo senza un confronto parlamentare, ma deve tacitarlo immediatamente con la fiducia, nonostante che su questo, come su altri provvedimenti, l'opposizione abbia dimostrato tutta la sua disponibilità al dialogo, la sua collaborazione, al punto che, ad esempio, su questo provvedimento ci sono solo 20 emendamenti da discutere. Nemmeno questi 20 emendamenti ci volete fare discutere, quindi insomma, una svolta epocale, voi dite, a me sembra invece ancora l'ennesima compressione del confronto parlamentare e soprattutto mi sembra ancora una volta la montagna che partorisce il topolino. Vedete, io una domanda molto semplice alla quale nessuno mi ha mai risposto, chissà, forse il governo prima o poi si degnerà di rispondermi. Ma se la riforma del processo civile è così importante, se come tutti sappiamo sulla riforma del processo civile si gioca l'interesse nazionale, perché non solo i fondi del PNRR sono condizionati alla riforma del processo civile, ma, cosa ancora più importante, sappiamo molto bene che la lentezza della giustizia civile costa all'economia italiana qualche punto di PIL, qualche decina di miliardi, non proprio cose da poco. E allora, cari colleghi, se la riforma è così importante come tutti voi dite, io vorrei capire perché su 200 miliardi del fondo del Recovery Fund noi ne destiniamo soltanto 2,3, meno del 1,5% dell'intero complessivo ammontare del Recovery Fund viene destinato alla giustizia. Ma se è così cruciale, qualcuno mi vuole spiegare perché gli dedichiamo tante misere risorse? E la cosa più grave, cari colleghi, è che spendiamo queste risorse non per le riforme strutturali che ci chiede l'Europa, ma li destiniamo all'ufficio del processo a tempo determinato. Ecco, sull'ufficio del processo ho sentito tutti i componenti della maggioranza spendere parole entusiaste. Io mi auguro che abbiano ragione, anche se i fatti finora purtroppo ci hanno dato torto. L'ufficio del processo, per così com'è congegnato, dove andranno giovani laureati a tempo, assunti a tempo determinato, destinati a rimanere in questo ruolo per 2 anni o poco più, cioè, ma voi davvero credete che con questa soluzione accorceremo i tempi della giustizia civile del 40%? Quando sappiamo tutti benissimo che il nodo cruciale è la decisione, è il momento in cui la causa viene posta in decisione, e lì
a meno che non vogliamo far scrivere le sentenze a chi non è giudice, sarebbe leggermente incostituzionale, e lì comunque i problemi non vengono risolti, non vengono nemmeno affrontati. Perché per affrontare davvero i problemi bisogna assumere dei giudici, bisogna assumere dei cancellieri, bisogna potenziare il personale amministrativo, e di tutto questo c'è ben poco in questa riforma epocale di cui voi parlate. Quindi questa enfatizzazione dell'ufficio del processo mi sembra molto pericolosa. Avere puntato tutto sull'ufficio del processo mi sembra una scelta miope e pericolosa, cari colleghi. Spero di sbagliare, ma temo purtroppo che non sarà così. Come l'altro pilastro su cui si fonda questa riforma, cioè il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Io sono d'accordo di agevolare, di favorire la mediazione, la negoziazione assistita, sono d'accordo, per carità, ma non può essere un obbligo. Voi invece estendete ulteriormente l'obbligo. I cittadini hanno diritto di rivolgersi a un giudice per vedere risolte le loro controversie, per ottenere la tutela dei loro diritti. Possono essere indirizzati verso altri strumenti, ma non possono essere obbligati a indirizzarsi verso questi strumenti. Tra l'altro, con mediatori non sempre all'altezza del loro compito, diciamolo chiaramente. Tutti possono fare i mediatori. Avete inserito in realtà nella norma la necessità, per chi non ha una laurea in scienze giuridiche, almeno di un corso di aggiornamento, e grazie a Dio. Noi invece abbiamo proposto che i mediatori siano almeno in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. Diamo almeno qualità a questo strumento di risoluzione alternativa. Ovviamente il nostro emendamento è stato bocciato, non c'era dubbio su questo. Quindi sì agli incentivi, no all'obbligo. Ma il punto più grave di questa riforma è la compressione assurda e immotivata, dei diritti delle parti, con un sistema di decadenze e preclusioni che avete solo leggermente attenuato con gli emendamenti che sono stati approvati in commissione. Tanto più gravi queste decadenze e queste preclusioni perché riguardano sempre soltanto le parti e i loro difensori, mai i giudici, per il mancato rispetto dei termini da parte loro. Mai un provvedimento, una sanzione, un richiamo per i giudici che non rispettano i tempi. A cosa serve anticipare alla prima udienza tutto quanto se poi il giudice fa un rinvio di un anno o di due anni, perché chiaramente i termini che voi indicate sono ordinatori e non sono perentori, ovviamente. E ci sarebbero tante altre cose da dire, ma per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure che noi condividiamo, soprattutto l'istituzione finalmente del Tribunale della Famiglia. C'era un mio disegno di legge con questa proposta, e sono contento che si sia arrivati finalmente all'istituzione. In materia di affidi, in materia di esecuzione, ci sono sicuramente delle norme importanti, condivisibili. In materia di arbitrato, finalmente avete inserito gli incentivi fiscali anche per l'arbitrato, quando il governo era contrario alla mia proposta, poi finalmente vi siete ravveduti, tanto bene come vi siete ravveduti sul fatto che non si può anticipare la liberazione della casa al momento dell'aggiudicazione, ma bisogna rimanere fermi al decreto di trasferimento. Anche qui il governo era stato contrario e per fortuna si è ravveduto. Siamo d'accordo su alcune riforme che riguardano le notificazioni, ma non siamo d'accordo, e concludo, Presidente, chiedo scusa, si dà il caso che rappresenti l'unica opposizione presente in quest'Aula, le chiedo 30 secondi in più, non siamo d'accordo, è vero, avete eliminato conseguenze negative su un piano processuale per chi rimane assente dal processo, ma rimangono norme per le quali il giudice può trarre argomenti di prova soltanto perché
una parte non compare, o addirittura ci sono norme che pongono sanzioni pecuniarie a carico di chi in appello fa un'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e se la vede respingere fino a 10.000 euro. Cioè, ma pensate davvero che queste norme serviranno a accelerare i processi o non è invece il sintomo evidente di un pregiudizio che ancora esiste nei confronti di chi esercita il diritto in giudizio? Ecco, per questi motivi noi, e la ringrazio Presidente del tempo che mi ha concesso, esprimiamo tutte le nostre perplessità augurandoci di non doverci trovare martedì ancora una volta con la mannaia della fiducia, perché sarebbe estremamente grave che su un tema così importante, epocale addirittura, si voglia comprimere il confronto parlamentare. Grazie. Grazie senatore Balboni. Mi corre l'obbligo di ricordare che in aula non si possono fare fotografie. Qualora siano state fatte fotografie, le medesime rimangano personali e non divulgate. È scritto a parlare il senatore Grasso, ne ha facoltà. Presidente, colleghi, sottosegretario, l'approvazione in prima lettura al Senato della delega per l'efficienza del processo civile si inserisce in un quadro più ampio di una riforma del nostro sistema giustizia, che include anche l'ordinamento giudiziario e quindi l'organizzazione, le revisioni necessarie dei riti e dei codici, nonché anche di alcune parti sostanziali come la giustizia tributaria, giustizia penale, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. E l'obiettivo unico, chiaro, prioritario è quello di riportare il processo italiano ad un modello di efficienza e competitività tale da far risorgere la purtroppo smarrita fiducia dei cittadini sul funzionamento della giustizia. Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente è del resto indispensabile per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti, alle attività economiche ed è in grado alla fine di generare un volano positivo per il nostro prodotto interno lordo. È proprio per questo che il piano Next Generation EU inserisce il tema della giustizia tra i pilastri dell'azione che ciascun paese dovrà mettere in campo per poter usufruire pienamente delle risorse europee. Quando una parte agisce in sede civile, lo fa per vedersi riconosciuto un diritto, esigere un credito, ottenere un giusto risarcimento, rinegoziare un contratto, regolarizzare dei rapporti divenuti patologici in uno schema poi deciso dal giudice. Sono situazioni che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi. Per molti cittadini, per molte imprese, ottenere il riconoscimento di quel diritto, di quella somma di denaro, risolvere la patologia delle situazioni giuridiche e patrimoniali significa spesso poter sopravvivere o continuare a lavorare dignitosamente. Il numero eccessivo dei processi civili pendenti, oltre 3 milioni, al 30 giugno 2019, unito all'eccessivo numero di quelli sopravvenuti, ha creato un sinora insuperabile intasamento e ha quindi imposto una riflessione da parte di Governo e Parlamento. Riflessione che ispira correttamente, a mio avviso, questa riforma della giustizia civile, cioè puntare sulla semplificazione delle fasi del rito processuale. Si deve mettere seduto negli spalti perché diventa anche un po' pericoloso l'atteggiamento. La ringrazio. Presidente, spero di poter recuperare questa istruzione. Assolutamente sì, Presidente, grazie. Mi scusi, ma dovevo avvisare, grazie. Allora, dicevo che puntare sulla semplificazione di alcune fasi del rito processuale e sul grande potenziale degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie è appunto la riflessione che ispira questa riforma del rito processuale. Uno dei pregi che connotano questa riforma, soprattutto dopo l'iter di modifica in commissione e l'apporto, devo dire, anche dell'opposizione, così come ha potuto riconoscere lo stesso senatore Balboni,
e la sua capacità di intervenire in modo complementare sia sulla dimensione extraprocessuale che su quella endoprocessuale, apportando anche le modifiche necessarie sul piano organizzativo, come l'istituzione dell'ufficio per il processo, nella speranza che diventi realmente l'acceleratore del sistema processuale. Così come nella delega per il processo penale, il Governo avrà un anno dall'approvazione alla Camera, che mi auguro possa avvenire il prima possibile, per adottare poi i decreti e rendere finalmente esecutiva questa riforma. Ma attenzione, perché la riforma possa raggiungere gli effetti sperati, occorre coniugare le riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione, unità di missione per aggredire le disfunzioni sistemiche, anche attraverso quello strumento di supporto all'attività del magistrato, quale il già citato ufficio per il processo, che prevede, badiamo bene, un aumento di personale complessivo in sede nazionale di più di 8.000 unità da selezionare tra 28.000 domande già presentate. Io vedo problematico, sono d'accordo in questo col senatore Balboni, il limite dei 3 anni per i contratti a tempo determinato di alcune categorie di coloro che saranno assunti, la maggior parte di queste categorie, soprattutto considerando che potrebbe perdersi la professionalità che nel frattempo si sarà formato in questi soggetti. Ma io confido che nel tempo che intercorrerà potremo trovare soluzioni per rendere definitivo e definitiva quell'implementazione, la riorganizzazione di questa importante novità dell'ufficio del processo, su cui tanto puntiamo. Per quanto riguarda poi gli strumenti alternativi alle vie giudiziarie ordinarie, si è fatto un buon lavoro sulla mediazione, sulla negoziazione assistita, come strumenti per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Con la delega si incentiva il ricorso a questi strumenti anche ripensando gli incentivi fiscali, riconoscendo per esempio il credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, aprendo alla possibilità che le procedure possano anche essere svolte con modalità telematiche, estendendo il patrocinio a spese dello Stato anche alla mediazione e alla negoziazione, il che porta a una vera eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge con il ricorso alla giustizia anche delle persone meno abbienti, che così possono vedere riconosciuti i propri diritti. Si è ritenuto inoltre di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, che oggi già rappresenta una condizione di procedibilità per molte controversie, anche ad altre materie. E lo scopo di questa estensione è evidentemente quello di alleggerire il più possibile il carico dei tribunali civili su materie che ne intasano attualmente il funzionamento, naturalmente preservando quelle che sono le garanzie delle parti. Con una modifica introdotta in commissione viene previsto un criterio metodologico che mi sento in particolare di condividere, cioè procedere alla verifica alla luce delle statistiche, della sperimentazione, verifica dell'opportunità o meno di mantenere la mediazione come condizione di procedibilità in relazione alle singole materie. In questo modo, dati alla mano, si deciderà come adeguare gli istituti alla realtà, alle esigenze e ai risultati. Nel favorire la partecipazione delle parti alla mediazione, la riforma regola le conseguenze della mancata partecipazione. Molto spesso, infatti, alcune parti non si presentano strumentalmente agli incontri proprio per farli saltare, e non è possibile che non ci siano conseguenze. Sulla negoziazione assistita, che come sappiamo è un accordo amichevole tra le parti, oltre a una semplificazione si approntano idonee garanzie per l'istruzione stragiudiziale e si introducono anche sanzioni penali per le false dichiarazioni in quella sede. Per incentivare il ricorso all'istituto si stabilisce inoltre che l'avvocato che abbia fatto ricorso all'istruttore stragiudiziale sia pagato di più e che quello che al contrario abbia commesso abusi in questa fase abbia delle
conseguenze gravi sul piano disciplinare. Bene, io non ho il tempo di entrare nel merito di ogni parte tecnica di questa legge delega, che è veramente molto ampia, e mi riservo quindi di approfondire qualche altro tema in sede di dichiarazione di voto per illustrare altre novità importanti, come per esempio l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, quell'unificazione tra Tribunale dei minorenni, tra giustizia per i minori e Tribunale ordinario che si occupa invece delle cause di separazione e di divorzio. Tutte novità che potranno aiutarci, si spera, a rafforzare quell'equilibrio assolutamente necessario tra l'accelerazione del 40% dei procedimenti che l'Europa ci chiede e poi la tutela dei diritti delle parti. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli senatori, oggi siamo chiamati ad approvare una riforma fondamentale per creare i presupposti di una giustizia celere, veloce e soprattutto giusta. L'originaria formulazione del DDL Bonafede nulla disponeva in materia di processo familiare, dimostrando una scarsissima sensibilità verso la tutela dei minori, degli adolescenti e dei soggetti vulnerabili e delle persone. Il governo Draghi prima e la Commissione poi hanno ribaltato la prospettiva, ponendo al centro di questa riforma proprio la persona e le famiglie, che per noi del centrodestra sono il pilastro della società e pertanto vanno adeguatamente tutelate. A 80 anni dalla sua istituzione scompare finalmente il Tribunale per i minorenni, dove i procedimenti giudiziari non erano governati da alcun tipo di regola, non erano scanditi da tempi processuali definiti e soprattutto si caratterizzavano per i numerosi provvedimenti provvisori che alla fine, per il lungo tempo in cui erano destinati a valere, diventavano definitivi. Un sistema che cozzava, come da anni lamentavamo, con i principi costituzionali del giusto processo. Noi di Forza Italia, insieme a altre forze del centrodestra, ci siamo battuti per anni per la creazione di un unico giudice specializzato della famiglia e della persona, sottoposto a regole predeterminate e soprattutto uguali in tutto il territorio nazionale. Oggi finalmente abbiamo raggiunto uno storico risultato che premia la costanza con la quale abbiamo portato avanti la nostra visione di giustizia a tutela delle persone. La riforma cancella un'altra struttura del nostro sistema, l'articolo 403 del Codice Civile, l'allontanamento del minore dalla propria famiglia in forza di un provvedimento della pubblica autorità. Era stato pensato nel secolo scorso per la situazione di emergenza e che parte della politica non ha mai voluto toccare per interessi che coinvolgeva. Già 2 anni fa avevo presentato un disegno di legge per riformare il sistema degli affidi in modo da limitare lo strapotere dei servizi sociali e soprattutto per fare in modo che un provvedimento che incide così fortemente sulla libertà personale dei minori coinvolti e dei loro genitori fosse sottoposto al controllo del magistrato. Sono quindi molto soddisfatta che questa mia proposta diventerà presto legge dello Stato. Non assisteremo più alla sottrazione incontrollata, indiscriminata e solo apparentemente lecita dei bambini dalle loro famiglie di origine. Nella mia qualità di Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avevo poi da tempo segnalato la necessità di introdurre specifiche cause di incompatibilità per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni e per gli assistenti sociali in tutti i procedimenti di affidamento del minore fuori dalla famiglia. La legge delega ha accolto questa richiesta che spezzerà quell'insano legame che qualcuno avrebbe voluto mantenere tra i soggetti che suggeriscono o a volte dispongono l'inserimento dei minori nelle comunità o nelle case famiglia e coloro che gestiscono le stesse comunità, le stesse case famiglia, spesso ricavando dalla gestione importantissime somme di denaro. Chiudiamo finalmente l'era di Bibbiano, del business dei bambini strappati ai loro genitori, delle accuse false, della strumentalizzazione del dolore e della sofferenza dei bambini in condizioni di disagio. Chiudiamo finalmente l'era dei giudici onorari onnipotenti, soggetti che privi di un'adeguata preparazione giuridica, sino ad oggi gestivano le sorti di decine e decine di bambini. Chiudiamo l'era degli psicologi che decidevano discrezionalmente della vita dei minori in spregio alle regole del giusto processo.
più che apprezzabile il punto di equilibrio del testo in maniera di violenza e di violenza assistita. Le esigenze di tutela della vittima sono infatti conciliate con quella di difesa del presunto abusante o aggressore, nel rispetto del principio di non colpevolezza che qualcuno tra i nostri colleghi avrebbe voluto cancellare, non tenendo presente che in determinate situazioni le accuse di violenza possono essere formulate anche o solo a fini strumentali. Accogliendo molti degli emendamenti proposti da Forza Italia, è stato creato uno schema molto ben scandito che manda finalmente in soffitta il cosiddetto rito camerale, responsabile molto spesso dei tempi infiniti dei giudizi familiari. Il giudice dovrà fissare la prima udienza in cui saranno assunti i provvedimenti provvisori, al massimo entro 90 giorni dal deposito del ricorso, e qualora non lo dovesse farlo, il suo inadempimento peserà sulla valutazione della professionalità ai fini di avanzamenti di carriera. Una previsione di fatto unica nel suo genere, che fa ben comprendere come finalmente sia stata recepita l'importanza della giustizia per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Far attendere le famiglie significa mortificare il loro superiore interesse, che riserva nella qualità dei bambini, meritevoli di essere tutelati sopra ogni cosa e con la qualità massima. Infine, la legge regolamenta in maniera precisa il ruolo del curatore speciale del minore. Finalmente i bambini coinvolti avranno una loro voce, una novità importantissima che valorizza la funzione sociale dell'avvocato chiamato a rappresentare il minore nel giudizio. Siamo chiamati a dare il via a una rivoluzione copernicana che ribalta finalmente la prospettiva. Non avremo più uno Stato padrone che allontana i figli dai loro genitori, separa, giudica e spesso sbaglia, che ha ingrassato clientele e favorito illegalità. Avremo un sistema che responsabilizza, che è chiamato ad occuparsi dei bambini, la nostra risorsa più preziosa e delicata, ed è anche il nostro stesso futuro. Grazie a tutti. Grazie senatrice Ronzulli. È iscritto a parlare il senatore Ostellari, ne ha facoltà. Grazie Presidente, cari colleghi. Allora, qui noi oggi abbiamo parlato un po' anche del lavoro che è stato fatto per questo importante provvedimento. E io rinnovo qui ovviamente il ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, ma lo faccio ovviamente anche nella mia veste di Presidente di Commissione. Sappiamo benissimo le giornate passate a discutere su un provvedimento che ovviamente è importante per questo Paese, è importante per gli italiani, è importante per una serie di indicazioni, di criteri utili per una riforma che servirà per ripartire. Ed è questo l'obiettivo, è questo il traguardo che noi tutti dobbiamo raggiungere. E ricordo che questo traguardo l'abbiamo raggiunto grazie anche al lavoro anche dell'opposizione, che per molti versi si è pure con noi confrontata e in molti emendamenti si è pure diciamo adeguata a quella che era la richiesta della maggioranza. Una maggioranza che quindi ha lavorato esclusivamente con l'obiettivo di raggiungere la riforma migliore. Questo era quello che chiedevamo anche quando eravamo all'epoca del Conte 2 con l'ipotesi di portare in aula quella prima legge delega. Quella prima legge delega mancava di molti presupposti che oggi invece sono contenuti in questo provvedimento. E quindi il lavoro che abbiamo fatto convintamente quindi noi all'interno di questa compagine, all'interno di questa nuova maggioranza, è quello che avete potuto vedere, verificare all'interno delle proposte che sono giunte qui oggi. Queste proposte, che ovviamente io vi auguro siano quelle definitive, e non accetto, ma lo dico da Presidente, lo dico da parlamentare, lo dico da italiano, non accetto che qualcuno remi contro. Qui tutti dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo. E anche chi oggi magari ha ricordato ancora che non ci sarebbero i pareri della ragioneria,
Io dico, siamo qui, Presidente Pesco, siamo qui tutti per aiutarla, siamo qui tutti per cercare di arrivare all'obiettivo, quindi ci dica se c'è qualcosa che non va. E noi siamo qui per aiutare anche lei e insieme raggiungere quel traguardo che tutto il Paese ci chiede di raggiungere. E perché c'è bisogno di raggiungere questo traguardo? Perché purtroppo il nostro Paese è sempre stato collocato anche negli ultimi interventi, lavori, studi europei soprattutto, su input della Commissione europea, è stato collocato in uno degli ultimi paesi per la lentezza e la cronica mancanza di organico del nostro sistema giudiziario. Recentemente un articolo dell'8 luglio 2021 dipinge il nostro paese ultimo nel tema, nel punto della emissione di sentenze civili definitive. Troppi anni sono quelli che dividono l'inizio di un procedimento, l'inizio di una domanda e la sua fine. 531 giorni per una sentenza di primo grado, e qui siamo al penultimo posto in Europa. L'ultima è solo la Grecia con 637 giorni. 791 il totale fino a una sentenza di appello. E questi sono dati preoccupanti. Sono dati quindi che, ad esempio, se noi li verifichiamo con altri paesi esteri, vedono la Germania con 192 giorni, la Francia con 300 giorni circa, l'Inghilterra con 210. Ecco perché gli altri paesi sono più competitivi di noi. Ecco perché quindi serve una riforma di questo tipo. E quindi oggi perché dobbiamo accelerare? E non dobbiamo certamente invece attendere o forse creare problemi anche tra commissioni. Non c'è necessità. Noi dobbiamo accelerare perché se dobbiamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo spingere. E non solo perché il PNRR ce lo chiede, ma ce lo chiedono le imprese, ce lo chiedono gli italiani, ce lo chiedono quelli che giornalmente sono all'interno e lavorano dentro il mondo della giustizia. La lentezza causa perdite per l'economia. Giustizia ed economia sono legati tra di loro. I ritardi ovviamente sono misurabili con i numeri, e su questi ritardi noi dobbiamo ragionare. Una giustizia civile più rapida rispetto a quella che è stata misurata dai recenti studi vale 18 miliardi l'anno, e sicuramente oggi il dato è molto più elevato. E guardate che una ripresa di questo tipo, quindi una ripresa di una velocità maggiore, quindi con un PIL maggiore, ovviamente incide dove? Sul lavoro, perché anche qui è stata misurata con una occupazione pari al 3% in più. Se la giustizia funziona meglio la nostra economia, si alza il PIL, si alza anche la percentuale del lavoro, dell'occupazione di questo nostro Paese. E guardate che tutto questo ovviamente dobbiamo poi leggerlo anche al contrario. E cioè che cosa dobbiamo andare a vedere? Se un Paese invece è lento, come è lento il nostro, quali danni abbiamo provocato, quali danni sono stati provocati? Bene, allora andiamo a vedere che cosa è stato detto in ordine alla lentezza quindi del Paese e che cosa questa lentezza causa. Bene, il blocco quindi è stato quantificato in 170 miliardi di investimenti esteri che non sono arrivati nel nostro Paese, perché il nostro Paese non è credibile. E allora, per arrivare ad avere un Paese credibile, noi dobbiamo
essere tutti uniti verso questo obiettivo, quel traguardo di cui parlavamo prima. E per raggiungere quel traguardo, più siamo, meglio è. E meno errori si fanno nella stesura di questo provvedimento, meglio è. Ecco perché si è lavorato con tanta fatica. Certo, forse qualcosa poteva anche essere migliorabile ancora di più, questo per carità, non lo escludiamo, ma molto si è fatto. E molto si è fatto grazie appunto a quello che all'impegno di tutti. E guardate che gli esempi tra quello che la giustizia può fare e quello che la giustizia incide all'interno del nostro mondo economico sono molteplici. Uno degli ultimi esempi che vi voglio portare è quello che, ad esempio, c'è stato ricordato da un recente studio della Banca Mondiale nel 2019, stimato per recuperare, ad esempio, i crediti commerciali. Bene, in Italia occorrono circa 1120 giorni per ottenere risposta per un credito commerciale. In Spagna 510, in Germania 499. E da qui capite quanto importante sia non solo la qualità fondamentale che noi oggi abbiamo nel nostro paese, ma anche la velocità. E quindi andiamo avanti su questa strada. Grazie a tutti. Grazie senatore Ostellari. Ha chiesto di parlare la senatrice Evangelista, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente, Governo, colleghi, devo innanzitutto partire dai ringraziamenti. È stato questo un lavoro che ha impegnato la Commissione Giustizia, ha impegnato il Senato per tanti mesi. Un lavoro che è iniziato con un testo, il testo elaborato dal governo Conte II, ma che è proseguito con un tavolo ministeriale ed è proseguito con un intenso lavoro di una maggioranza diversa, una maggioranza più allargata. Ci sono stati confronti accesi ma proficui. Tutte, credo che si possa dire oggi che tutte le sensibilità politiche siano state accontentate. Un lavoro importante, grosso, che riguarderà gli operatori del diritto per i prossimi anni, tanti anni. Spero che questa riforma del processo civile, a differenza di altri, regga nel tempo. È una riforma importantissima perché è inserita nel PNRR, da cui dipende veramente il rilancio del Paese. Depositerò il mio intervento per iscritto e quindi proseguo adesso a braccio nel ricordare i punti più importanti, perché davvero è difficile, insomma, parlare di tutta la legge delega alla riforma del processo civile nel dettaglio. Certo è che finalmente speriamo in processi più veloci, e questa è l'impostazione fondamentale: un processo civile più celere, più efficace. Basta con la negazione dei diritti, perché processi lenti anche nel civile significa diritti negati. Non è più pensabile per gli operatori anche del diritto, quale ad esempio io sono, pensare di vedere la conclusione di un giudizio civile dopo 20 anni. Talvolta anche in materia di successioni ereditarie si è toccati 30 anni. Diritti negati per la parte che sta cercando di far valere dei diritti, ma anche per la parte che lì, in attesa di sapere se deve pagare o non deve pagare, siamo arrivati veramente al disastro, al tracollo del sistema giustizia. Speriamo di aver rimediato. Le prime formulazioni certamente imponevano, soprattutto quelle del governo, un'accelerata esagerata, soprattutto per quanto riguarda il processo di cognizione di primo grado e la prima udienza, forse in quel caso anche pregiudicando quello che è sempre il necessario diritto di difesa dei cittadini, il contraddittorio, e quindi sempre nell'ottica del cittadino, come commissari della Commissione Giustizia abbiamo cercato anche di attenuare questa accelerata e abbiamo trovato sicuramente un punto di caduta, quindi certamente negli atti introduttivi bisognerà mettere tutto il tema decidendum, i mezzi di prova, ma insomma sicuramente con una maggiore elasticità rispetto alla prima formulazione.
Però insomma, questo consentirà dei tempi della giustizia molto più veloci, molto più celeri. E così abbiamo proseguito nel lavoro anche per quanto riguarda le altre fasi del processo di cognizione, quindi penso ad esempio anche alla fase di decisione. Ma abbiamo pensato anche a una giustizia diversa, moderna, a una giustizia privata, ma sempre naturalmente con delle tutele, quindi penso alla mediazione, alla negoziazione, quindi comunque sempre con dei professionisti. Abbiamo pensato ai cittadini, quindi agli incentivi fiscali per poter diversi incentivi fiscali che come dire, consentiranno ai cittadini di utilizzare questi mezzi, questi strumenti alternativi ai tribunali, alla giurisdizione, ma in maniera più insomma, tranquilla, senza dover spendere troppo. Incentivi fiscali che vanno addirittura a essere previsti sul compenso degli avvocati. Qui voglio ricordare anche un mio emendamento che va a monitorare l'utilizzo di questi strumenti e a prevedere un testo unico per, appunto, per tutti questi strumenti complementari alla giurisdizione. Abbiamo pensato anche a delle tutele, come ha già ricordato il mio collega che mi ha preceduto, il collega Pesco, anche in materia di esecuzione immobiliare, quindi tracciamento di chi partecipa in maniera sistematica alle aste per evitare anche infiltrazioni mafiose. Abbiamo pensato a un processo telematico, quindi abbiamo mantenuto quello che stavamo già prevedendo durante questa pandemia, cioè l'utilizzo delle udienze da remoto, che sta diventando quindi strutturale. E anche qui però con dei correttivi, in particolare mi sono posta il problema delle persone fragili, vulnerabili, quindi le persone che il giudice civile alle quali deve applicare una misura di protezione, quindi penso all'interdetto, all'inabilitato, e quindi deve nominare delle figure come l'amministrazione di sostegno. Ecco, queste persone più vulnerabili ovviamente vanno viste in presenza, e così abbiamo stabilito in questo provvedimento. Ancora voglio ricordare ovviamente un istituto fondamentale come quello dell'ufficio del processo, che è un modo nuovo di vedere la magistratura, cioè non più il singolo magistrato, non più il magistrato sopra la cattedra, ma il magistrato con uno staff, magistrato che si servirà di giovani risorse preparate non soltanto con studi giuridici ma anche tecnici, quindi penso a ingegneri, penso a commercialisti, quindi finalmente il magistrato avrà uno staff. Tribunale della famiglia, abbiamo istituito il Tribunale della famiglia, un istituto che si aspettava, non lo so, 20 anni, forse anche di più, dice il mio collega Caliendo, anche 30. Tribunale della famiglia, quindi non più la distinzione tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, ma un istituto che consente ai giudici di avere un'elevata specializzazione in queste materie, è fondamentale per trattare casi così delicati, quindi separazioni, divorzi, affidi e una maggiore attenzione al minore. Anche qui non posso che sottolineare, come hanno fatto anche altre mie colleghe, l'importanza dell'ascolto del minore, soprattutto quando i rapporti sono conflittuali. Quindi il giudice che ascolta il minore. Altre cose, certo, tutto il processo civile serve ed è necessario, insomma, anche per combattere questo fenomeno ormai disastroso del femminicidio, questa mattanza che veramente sta colpendo le donne. Abbiamo ormai un caso al giorno, come ricordava anche la senatrice Valente, anche ieri una donna con un bambino piccolo uccisa da un uomo. C'è una asimmetria appunto nella relazione che va assolutamente combattuta, che va combattuta sicuramente con strumenti culturali, ma anche il processo civile in questo aiuta,
e appunto abbiamo inserito tante diverse norme nella parte che ricordavo sul diritto di famiglia, proprio per andare a tutelare la donna, quindi dando attuazione anche a quella che è la Convenzione di Istanbul, che però bisognerà ulteriormente implementare. Concludo, Presidente, con l'auspicio che anche per i decreti appunto delegati e ciò che non abbiamo potuto inserire nella legge delega sia poi migliorato, inserito nei decreti delegati, che ci sia anche lì la stessa concertazione nei lavori tra tutte le forze politiche. Grazie Presidente, ho concluso. Grazie Senatrice Evangelista, si intende autorizzato al deposito del testo scritto. Senatrice Rossomando. Grazie Presidente. Allora, anche a nome delle mie due colleghe relatrici, noi chiederemmo di poter svolgere le repliche delle relatrici e di ricevere le repliche del Governo nella prossima seduta che si terrà martedì della prossima settimana. Grazie. Non riscontrando contrarietà, accolgo la sua richiesta, quindi il Senato tornerà a riunirsi martedì alle 21 settembre alle ore 16:30 con il seguito dell'argomento in discussione quest'oggi e di quelli già in calendario. Comunico che sono pervenute interrogazioni, interpellanze e mozioni che verranno pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna e tolgo la seduta.